Buonasera a tutti ragazzi, di nuovo in live a distanza di solo una settimana, quindi una cosa abbastanza inconsueta questa, due live una settimana dall'altra, ma l'argomento era troppo importante e diciamo che ho voluto provare a cercare di fare un po' di chiarezza sull'argomento caldissimo del re nuovo regolamento europeo Michele 2021. In realtà non so, io non ero, diciamo, personalmente in grado di fare chiarezza e quindi ho pensato di avvalermi della competenza di un personaggio che per me ha un valore veramente importante. Pensate che è il mio secondo sponsor di sempre in ordine cronologico di quelli che ho ancora attualmente in attività, quindi dopo Kyosho il mio secondo sponsor in ordine di tempo è stato appunto Energy, quindi Pepe Group, e quindi ho ritenuto diciamo opportuno coinvolgere chi di Michela ne ha fatto un lavoro praticamente, e anche perché la chiarezza, diciamo, in generale è poca. Ho ricevuto anche tantissimi messaggi di persone anche che mi contattano dall'estero per chiedere informazioni a me su quello che ne sarà di questo regolamento 2021, quando io veramente sono l'ultimo che può parlare e l'ultimo che può dare informazioni su un argomento di cui non ho assolutamente competenza. Anche perché qui si tratta di partecipare a dei tavoli di lavoro importanti dove poi vengano prese le decisioni. E niente, ho pensato appunto di coinvolgere Raffaele Pepe. Adesso lo andrò a chiamare e vediamo se lo sentite e soprattutto se lo vedete. E pensate, faccio le live ormai da praticamente 3 anni ed è la prima volta che ospito Raffaele Pepe in live. Quindi ho ospitato veramente tutti i miei sponsor praticamente. E l'unico che mi mancava era lui, e appunto è venuta fuori l'occasione giusta per poterlo rendere protagonista, visto che, ripeto, il suo lavoro è quello di produrre miscela, e tra l'altro gli riesce anche molto molto bene. Quindi mi raccomando, intanto per cominciare, ditemi se sentite me, e adesso andrò a chiamare lui, e quando lo chiamerò ditemi anche se sentite lui. Adesso lo vado a chiamare, cambio la scena, ecco Raffaele, attiva il microfono, parla e dici qualcosa, presentati. Buonasera a tutti, bentrovati e grazie Fabrizio di avermi invitato, anche se in realtà avrei preferito in un'altra occasione, non questa ostica di questo cambio, tra virgolette, di regolamento o come si vuol definire. Però siamo qua e cerco di dare il mio modesto contributo alla causa. Ovvio, allora ditemi se lo sentite basso, se lo sentite alto, se lo sentite giusto. Bene, mi stanno scrivendo: sentiamo, sentiamo, sentiamo. Guardo soltanto su YouTube se va tutto bene. Quindi ci sono i vari saluti, leggo un po' di commenti. Ragazzi, se avete domande, voi provate a farle. Quello a cui possiamo rispondere, può rispondere, risponderà. Quello a cui non può rispondere, non risponderà. Però, ragazzi, se avete dubbi, domande, eccetera, eccetera, fate pure. Allora, la prima domanda la faccio io perché diciamo che insomma penso che sia quella ovvia un po' bene ma buio, scrive Roberto Antonellini, è buio perché la CAM abbiamo definito che gliela regalo io nel contratto del prossimo anno, cioè lui fa firmare il contratto a me, io regalo una CAM a lui funzionante. In pratica abbiamo definito questo accordo breve tra me e Raffaele. Comunque l'importante è cosa dice, non come è fatto, diciamo, giusto Nello? Mi senti, Tellello? Inizio a sentirti male a scatti, comunque. Bene, perfetto. La connessione è quella che è. Ok, allora, ciao Federico Lavaglia, ciao a tutti, ciao Moro, ciao a tutti ragazzi, siete veramente tanti. Allora, la prima domanda che ti voglio fare, dimmi se non mi capisci, se mi capisci male, eccetera, eccetera, è da cosa c'è questo regolamento che sappiamo essere a livello comunitario, quindi europeo, riguarda le macchinine o l'hanno fatto per altre ragioni? Perché molti anche confondano già questa cosa di partenza. Allora, partiamo di base. Il regolamento non riguarda le macchinine, ma con una legge della Gazzetta, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'11 luglio del 2019, tale regolamento dell'Unione Europea, appunto del Parlamento e del Consiglio Europeo,
2019/1148 è relativo all'immissione sul mercato ed all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento precedente del 2006 e va ad abrogare il regolamento ancora precedente del 98 del 2013. Praticamente che cosa vuol dire? Vuol dire che si hanno delle modifiche appunto sulla commercializzazione sul territorio europeo, attenzione, non in Italia, di prodotti e quindi miscele che vengono definite precursori di esplosivi. Tra queste ricade il nitrometano, che a sua volta è presente, come ben sapete, nelle nostre miscele. Quindi la Comunità Europea ha ritenuto che il nitrometano possa essere una di quelle sostanze usate in solo o miscelate ad una determinata percentuale che possa essere usata per atti dinamitardi, è definito un precursore di esplosivi. Ci sarebbe da discutere, ci sarebbe da dire è vero, non è vero, ci sono sostanze, però questo non sta a noi. Questa legge era stata già avallata nel 2019, lo sapevamo già in tanti, con effetto dal 1 febbraio 2021. A dir la verità, all'epoca, leggendo la legge, ci eravamo preoccupati in pochi, perché l'unica preoccupazione reale era quella riguardante il settore off-road. Perché già 3-4 anni fa nel settore on-road siamo passati dall'utilizzo di miscele dal 25% di nitrometano al 16%. Il settore off-road era rimasto ancora al 25%. Però se questo passaggio all'inizio un po' traumatico, poi lavorando noi con le miscele, i motoristi e quant'altro, siamo riusciti a trovare una quadra ed oggi a raggiungere un risultato più che soddisfacente, non parlo per il mio marchio, parlo per il mercato delle miscele generali, che abbiamo ottenuto dei risultati soddisfacenti anche con l'utilizzo di miscele al 16%, pensavamo che si potesse fare egualmente per l'off-road. Se non che chi ha redatto la legge, forse col senno del poi, ha tenutosi conto di noi modellisti, quindi ci ha lasciato giocare fino al 16%, ma non avevamo notato, parlo per me operatore del settore, non so gli altri, che non si parlava di 16% peso volume come attualmente vengono impostate, realizzate le nostre miscele per micromotori o 25% peso volume, bensì la legge parla di un limite massimo di nitrometano presente in miscele del 16% peso/peso. Che cosa vuol dire tutto questo? Mi sono appuntato dei calcoli per dire più o meno delle cose sensate e dei numeri per farvi capire. Considerando i vari pesi attualmente dei componenti usati nelle miscele, ovvero alcol metilico, metanolo, nitrometano, olio di ricino e olio sintetico, diciamo che volendo rispettare il regolamento attuale che prevede una densità per le miscele al 16% di 0,870 e considerando la miscela peso-peso, noi abbiamo una determinata percentuale di nitrometano, approssimativamente 180 grammi in un litro. Adesso si può giocare un pochino con l'olio, come fanno in molti, ma varia poco, non ci stanno grossissime differenze. Cosa vuol dire impostare una miscela al 16%? Questo è peso volume, questo dato. Cosa vuol dire impostare una miscela peso-peso? Vuol dire che la quantità di nitrometano, che approssimativamente era di 180 grammi al litro, 179, 181, diventa di 137,4,5 come limite. Il che vuol dire che in grammi, per essere chiari,
ogni litro si perdono circa 45 grammi, 40 grammi di nitrometano. Quindi l'aspetto è alquanto considerevole, soprattutto se si passa non dal 16 che si perdono questi 45 grammi, ma da una miscela 25 si perderanno molti più grammi al litro. Considerato una tanica di 4 litri che fa la stessa cosa, vabbè, cioè sul litro il nitrometano sarà una percentuale molto inferiore se si considera il 25. Vengono dette delle percentuali in giro, chi il 12, chi il 13, chi il 14, sono percentuali giuste. Da un calcolo fatto in collaborazione, sto portando avanti questa cosa con Elpidio Mancinelli della Jets Michele, ci siamo rivolti a dei laboratori specifici, stiamo lavorando noi, stiamo facendo meeting con le varie associazioni italiane e anche con l'EFRA. Alla fine il calcolo esatto, perché ci sono stati degli errori anche da parte dei pesi comunicati dalla Comunità Europea, in quanto ha comunicato un errore fondamentale, che era quello del peso specifico del nitrometano, comunque prontamente corretto. Alla fine la percentuale giusta di nitrometano in peso è il 12,20%. Questo non vuol dire che dovremmo trovare in commercio o dobbiamo utilizzare miscele al 12%, come erroneamente sto sentendo in questi giorni. A parte, sono invaso di telefonate, mi chiedono, io non posso dire quello che non so e non posso ovviamente sostituirmi allo Stato, o meglio ancora all'Europa. Ci dobbiamo attenere a dei regolamenti. Allora, non ci aspettiamo di trovare miscela al 12%, perché non funziona così, è un errore. La miscela sarà sempre al 16%. Ovviamente, la procedura di produzione della nuova miscela al 16% non sarà in peso volume, ma sarà peso peso. Questo non è che il negoziante che l'acquista o l'utente finale può stabilirlo. L'utente finale troverà 16%. Sarà il produttore ad introdurre sul mercato una miscela al 12% che rispetti la legge 98 della legge in uso del regolamento 2019/1148 del Parlamento Europeo, di produrre il carburante con un limite massimo di questa percentuale di nitrometano. Questa, in linea di massima, è sintetizzata e, a mie parole, quella che è la legge attuale, quella che è l'indicazione attuale della Comunità Europea e per noi dello Stato italiano, perché ovviamente è passata anche sulla Gazzetta Ufficiale. Allora, mi ha detto durante il tuo parlato, mi ha detto c'era eco, quindi ho fatto diverse modifiche, adesso mi ha detto va meglio, quindi ok, speriamo ragazzi si sia sentita anche la prima parte. Quindi abbiamo capito che c'è eco, vi dico già anche perché lui ha le casse accese, lui ascolta dalle casse e parla col microfono della cam, quindi praticamente fa rimbombo il fatto che dalle sue casse riesce la sua voce. Vabbè, questa è una cosa abbastanza tecnica, ma ho capito come fare, devo usare due parametri tutte le volte che parla lui e mi muto io, è l'unica maniera per risolvere, però l'importante è che capiate lui e non me, questa è la cosa importante. Quindi allora non ci sono, cioè la cosa che voglio chiedere io è, perché alcuni hanno scritto siamo alla disperazione eccetera eccetera, allora ragazzi, ha detto che il regolamento non è stato fatto per l'RC, quindi questo è un dato importante, cioè non è che hanno voluto, scusate il francesismo toscano, rompere i coglioni a noi, cioè hanno voluto mettere, non so perché, cioè te Raffaele Lello lo sai perché hanno fatto questo regolamento? Lo sai Lello perché? Fabrizio, scusami, io ti sento a scatti. Non ti si sente più? No, ti si sente, sì, ok, vai, scusa. No, dicevo, a te non ti sento, ti sento a scatti, non ho capito quello che mi hai chiesto. Ho detto perché hanno fatto questo regolamento, cioè perché la Comunità Europea ha deciso di fare questa legge, secondo te?
attentati, incendi, casini, perché? Per i vari attentati che ci sono stati, stanno cercando di limitare quelle sostanze che ritengono appunto precursori di esplosivi. Bomba di qua, questo di là, quello di là, e in queste varie sostanze, che non è solo il nitrometano, ne sono diverse elencate, in tutte queste sostanze ci è andato a finire anche il nitrometano. Allora, i precursori di esplosive ce ne sono, anche l'acetone per esempio, il nitrato di sodio, il nitrato di calcio, il calcio almonio, il magnesio in polvere, il nitrato di magnesio, l'alluminio in polvere, tutta sta roba qua e viene regolamentata da questa legge. Non è solo il nitrometano, ci stanno tantissime sostanze che abbracciano appunto questa legge. A noi quella che riguarda il nitrometano, perché lo utilizziamo nel nostro settore. Magari ci saranno altri settori più colpiti di noi per altre sostanze. Esatto, esatto. Allora, infatti c'è delle domande, che, guarda, quelle sui motori le diciamo da ultimo. Grazie Daniele Mariani per le stelline, grazie mille. Allora, un altro ha chiesto, Emilio Fattore, quindi questa quindi è una cosa che riguarda solo l'Europa, quindi ad esempio miscele americane saranno sempre solite al 25 e anche oltre? Attenzione, allora, miscele americane saranno al 25 anche oltre, ma anche le miscele europee saranno al 25 anche oltre, perché noi produttori non c'è stato vietato nulla, il problema non è il nostro, io vendo in America, io vendo in Asia, e non ho limiti per quel continente, il limite è per chi acquista. Allora, le miscele americane vengono prodotte al 25%, ma comunque non possono essere acquistate o detenute nella comunità europea. Alla fine è la stessa cosa, noi non è che non possiamo produrre al 25%, noi possiamo produrre al 25%, però no, non possiamo, cioè possiamo anche vendere al 25%, a rischio e pericolo di chi l'acquista, prima del negozio e poi dell'utente finale. Chiaro? Certo, quindi in pratica voi potreste produrre, voi potreste vendere a noi, diciamo, grossisti barra negozianti, ma noi negozianti non possiamo vendere al finale. Esatto, perfetto. Questo dal 1 gennaio 2020. 1 febbraio. Febbraio. Allora, il regolamento dice che a partire dal 1 febbraio l'utente privato non può approvvigionarsi, l'utente privato, attenzione, il negozio che è un operatore, un esercente commerciale e specializzato, lo può acquistare, però l'utente privato dal 1 febbraio non può acquistare miscele al 25 e al 16 in rapporto peso-volume, ma deve acquistarli al 16 in rapporto peso-peso. Solo che pure qua ci sono state delle incomprensioni. Chi ha fatto questa legge, a parer mio, io non sono un legale, però mi ci cimento un attimo nell'interpretare il regolamento. Hanno dato la possibilità, e infatti conosco più di un negoziante, che prima del 31 gennaio, quindi di questi 3-4 giorni che ci restano, si è caricato di miscela al 25, pensando che prendendola con data fattura prima del 1 febbraio stesse a posto. In realtà è così, ma lui la può comprare anche in marzo, anche ad aprile, anche a maggio, non è un problema per lui. Il problema è che doveva disfarsene anche prima del 1 febbraio, perché, torno a ribadire, è l'utente finale che fa il gioco. Se tu mi blocchi l'utente finale all'acquisto e lo deve dimostrare con uno scontrino o con una fattura, me lo blocchi l'acquisto al 31 gennaio, io negoziante, è inutile che ho fatto incetta se non la posso vendere dopo il 1 febbraio. Sono chiaro? È chiaro questa cosa? Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. E allora, voi nell'Horroad l'hai già detto, no? Avete, diciamo, tra virgolette, vissuto questo cambiamento epocale già, diciamo, tra virgolette, qualche anno fa, insomma, perché siete passati dal 25 al 16. Ora tantissimi stanno chiedendo, perché giustamente si preoccupano, A, per i motori che hanno a casa, B, per tutta la parte, diciamo, futura che sarà. Ecco,
Cioè, voi non, io guarda, oggi ho parlato con Lamberto, non ti dico che cosa mi ha detto, te lo dirò magari dopo, no? Però ecco, io, voi avete avuto difficoltà ad adattare i motori dal 25 al 16, perché insomma Lamberto non mi sembrava molto contento di quello che era stato, ecco, di come era successa la cosa e quant'altro, ma detto che avete lavorato tantissimo per far funzionare bene, non per far funzionare, cioè qui ragazzi si sta parlando di altissimo livello, no? Non si sta parlando di medio-basso livello, però io dico, in generale, se ci fosse questo cambiamento epocale, perché noi, cioè, voi siete passati dal 25 al 16 e ok, ma noi passeremo dal 25 al 12,x, insomma, voglio dire, ci saranno problemi secondo te per i motoristi e quant'altro saranno più per voi che producete miscele? Per noi no, per i motoristi è una domanda più da rivolgere a loro. Facendo qualche meeting in queste sere ho sentito qualche motorista che lavorandoci ha provato già miscele al 12 e al 16 peso, preferisco definirla così, e almeno in questo momento grosse difficoltà non ne ha trovate, però si diceva di aspettare il caldo. Su questo mi trovo pienamente d'accordo, perché anche io sono abituato così da molto tempo. Tutti i test relativi a campioni di miscela, nuovi sviluppi oppure uno sviluppo intero, preferisco farlo nel periodo più caldo della stagione, perché è il massimo sforzo che può raggiungere il prodotto, la macchinina, il compromesso, tutte le cose. Se funzionano in quel periodo funzioneranno bene in tutto l'anno. Se uno si attiene ai test invernali non sono attendibili, perché né dal punto di vista dei motori né della miscela, a parer mio, poi posso sbagliarmi, però seguo questa linea. Quindi bisognerebbe fare tutti questi test in un periodo o in un momento di clima diverso da quello attuale. Tutto qua. Perfetto, perfetto. Quindi diciamo che secondo te non ci saranno, cioè ti stanno comunicando, ci saranno grandissimi problemi, ma secondo te la stagione implica delle facilitazioni, perché l'inverno funziona un po' abbastanza tutto, ecco. Ma un'altra cosa ti volevo domandare, cioè ci sono possibilità che si riesca, noi nel modellismo, che diciamo non siamo soliti fare grandi attentati o grandi rapine e quant'altro, o esplosioni di massa o cose diciamo mortuarie, di riuscire a ottenere una deroga? Perché il regolamento, se non vado errato, io l'ho letto un po' di sfuggita, parlava anche di una presunta licenza per poter, diciamo, tra virgolette, vendere il prodotto, usare il prodotto, eccetera, eccetera. Ecco, che speranze ci sono che questa licenza possa essere alla portata di noi come modellisti, ecco? Sì, allora, il regolamento dell'Unione Europea parla anche di licenze ed è alquanto chiaro. Il problema diventa a quel punto soggettivo allo stato di appartenenza. Ti spiego. Generalmente il negoziante non ha bisogno della licenza, perché già di per sé ne possiede una. Quindi non è il negoziante in primis che dobbiamo licenziare, tra virgolette. Dobbiamo iniziare dall'utente finale. Poi si fanno gli scatti a ritroso e si arriva magari anche al negoziante. Però il negoziante può avere tutte le licenze del mondo. Se l'utente finale, per comprarsi il prodotto X, non ha, deve possedere la licenza e non ce l'ha, è inutile che il negoziante faccia quel che può fare, quel che vuole, alla fine non la venderà nessuno sta miscela. Quindi dobbiamo partire dall'utente finale. Su questa cosa è quello che stiamo facendo pressione, sia io che il Pidio ci stiamo muovendo insieme, perché sembra che sia la soluzione meno dolorosa per tutti, cioè per tutti, dico per tutto il settore, non parlo solo per il settore on-road, ma parlo anche per il settore off-road e poi per dei settori che magari a noi che facciamo macchinine sono oscuri, però io in qualità di produttore, quindi sono più addentrato di chi gioca solo con le macchinine, ci stanno dei settori come gli elicotteri, che anche se la maggior parte ormai funziona, sono elettrici, però ci stanno ancora gli appassionati che hanno modelli di elicotteri a scoppio, che hanno bisogno di una percentuale di nitrometano
maggiore se vogliono fare i voli 3D, e soprattutto il settore di offshore, poco diffuso in Italia ma tantissimo in Francia, dove vi assicuro che i motori vanno anche al 60-65% di nitrometano più una bella percentuale di ossido di propilene, quindi una bella ventata di precursori di esplosivi, e dobbiamo tutelare tra virgolette anche questi qua. Quindi se egoisticamente vogliamo trovare una soluzione solo per noi, possiamo andare in una direzione. Se vogliamo tutelare a 360 gradi il mondo modellistico a scoppio, dobbiamo cercare di andare verso un'altra strada. Posso dirvi che dall'ultimo meeting che ho fatto ieri sera con i membri dell'EFRA, ci sono alcune nazioni come la Svezia, il Portogallo, la Spagna e qualcun'altra che mi sfugge, che hanno già ottenuto la licenza per i privati. Questo che cosa vuol dire? Che tramite una registrazione da premettere nemmeno a pagamento in alcuni stati di questi qua, si riescono ad ottenere dei permessi. Ogni stato ovviamente ha messo delle sue regolamentazioni. Vi posso dire di quello più vicino, la Spagna, che ho parlato in questi giorni con il produttore della Nitrolux, che siamo amici, con Mark. La Spagna, per esempio, è quella che riesce più facilmente ad ottenere questa licenza, perché la federazione che tutela il modellismo si rende garante di trasmettere i dati dei suoi associati all'ente che rilascia la licenza. E in poche parole, per farla breve, se tu sei affiliato all'associazione spagnola X, non mi ricordo il nome, quindi non voglio dire cavolare, quindi sei tesserato, l'associazione ti mette nel registro di quelli che hanno bisogno di approvvigionarsi di miscela al 25, c'hai dei limiti, c'hai delle piccole incombenze da rispettare, modelli da compilare, però puoi detenere la miscela al 25. Quindi puoi andare avanti il giochino al 25, puoi andare avanti il giochino a peso volume, e si può continuare il gioco così com'è. Questo è previsto anche per l'Italia. Purtroppo, ahimè, il nostro Stato in questo momento c'è altro a cui pensare, dimissioni, formazione di nuovo governo, eccetera, eccetera, però al momento, e questa è notizia di ieri, l'EFRA non ha intenzione di emanare una regolamentazione sportiva diversa, perché ragazzi dobbiamo fare una differenza. C'è la regolamentazione statale o europea e poi c'è quella là sportiva. Io mi sono portato avanti col lavoro e abbiamo anche realizzato un nuovo Nitromax col peso specifico, diciamo, ottenuto, che vi ho detto in precedenza, della nuova miscela. Però se l'EFRA non va in quella direzione, il nuovo Nitromax mi resta in mano così, perché l'intenzione è dell'EFRA, dei membri che tutelano il giochino in Europa, è quella di cercare di ottenere la licenza in tutti gli stati della comunità europea, in modo che si possa giocare come stiamo giocando. Dal punto di vista italiano, esiste il MISE, cioè questa regolamentazione in Italia la gestisce il MISE. Come vi dicevo, stiamo prendendo contatti, io in collaborazione con Elpidio, e stiamo cercando di trovare un appuntamento con un alto dirigente del MISE per cercare di ottenere quello che hanno ottenuto gli altri stati, ovvero una licenza. Però, notizia anch'essa di stamattina e oggi pomeriggio, non è che l'operatore del settore, che sia Pepe Group o sia ABC del collega Elpidio, possa pretendere da un ente statale una concessione, perché noi alla fine siamo operatori del settore ma non gestiamo il giochino. Allora ci vorrebbe una compartecipazione
e penso che ci sarà a breve, con le associazioni, federazioni che tutelano il giochino, affinché tutti insieme, produttori e associazioni, possiamo fare pressione verso l'organo di competenza italiano al rilascio di queste licenze. In parole povere, se ci è riuscita la Spagna, se ci è riuscito il Portogallo, se ci è riuscita la Svezia e quant'altri stati, perché noi dovremmo essere da meno? Perché l'EFRA deve smanettare per fare un regolamento solo per noi, pur sapendo che esiste la legge europea, per carità? Non possiamo pretendere, non possiamo pensare nemmeno di andare contro una legge europea o una legge statale, anche perché si rischia il penale, ci stanno, sono dei rischi a quanto seri, non è un gioco. Però, volendo, se ci uniamo e facciamo pressione come lo hanno ottenuto gli altri, dobbiamo cercare di ottenerlo pure noi. Questo, a mio parere, ad oggi, 28 gennaio, è la strada, diciamo, più redditizia. All'ultimo stadio, se no ci dobbiamo abbracciare quello là di pensare al cambio di regolamento. Sportivamente però devo dire una cosa, non è corretto andare a giocare domani mattina se non c'è una legge nuova, almeno io non la vedo giusta. Perché? Parliamo un attimo del 16, il 25 per ipotesi dal 1 gennaio viene estromesso. Parliamo del 16, che cosa succede con la miscela 16? Che io trovo l'attuale Nitromax 16% costruito in rapporto peso-volume. Mi arriva Fabrizio che ha la miscela 16 prodotta da me con la nuova specifica peso-peso. Nel Nitromax è ovvio che l'ampolla, il pesetto non sale, quindi resta giù, ci mancherebbe, siamo con 45 grammi di nitrometano in meno. Però va un altro, il personaggio X, con la stessa miscela prodotta da me, magari acquistata a gennaio, magari acquistata a dicembre, con la produzione peso volume, quindi che contiene quei 45 grammi di nitrometano in più, e il pesetto nemmeno sale, per farla breve. Il Nitromax risulta uguale per l'uno e per l'altro, però il pilota X avrà più potenza di Fabrizio che ha la miscela al 16 prodotta a peso-peso. Allora, se dobbiamo giocare così, non è un gioco corretto. Non è per niente un gioco corretto, perché non va bene. Si hanno due pesi diversi. Allora, o si mette una nuova regola, una nuova legge, un nuovo strumento di misura e ci adattiamo a quello strumento. Per un produttore, produrre la miscela al 16 peso volume o al 16 peso peso non cambia niente, anzi, andando contro i miei interessi, si fa risparmiare qualcosa all'utente finale, perché se domani inizio a produrre la miscela 16 peso peso, la prima cosa che faccio, per onestà e per come vedo io l'impostazione della mia azienda, abbasso i costi della miscela, perché l'elemento che costa non di più, perché oggi ci stanno degli oli che costano 10.000 volte più del nitro, però visto che il nitro ne serve in quantità inferiore, se permettete io vado a far giocare i miei utilizzatori facendoli anche risparmiare, perché ritengo che sia una cosa giusta. Però prima di fare questo dobbiamo metterci in condizioni di avere lo strumento che tuteli il giochino, altrimenti giochiamo scorrettamente. Allora mi abbassi le tue casse, perché voi sentite eco, abbassa più che puoi, basta che mi senti. Voi sentite eco, lo avevo detto prima, soltanto avevo sbagliato i soggetti. Voi sentite eco su di me, perché quando io parlo gli esce dalle sue casse e torna nel microfono suo, e quindi sentite eco. Ditemi se adesso migliora un attimo. Allora,
siccome diciamo le mie live le guardano anche persone magari che non hanno neanche mai fatto una gara ufficiale, spieghiamo che cos'è il Nitromax. Il Nitromax è una specie di piombino, sembra, l'avrete presente il piombo che si tiravano i piombi sulle pareti praticamente, cioè per far cascare a piombo il cordino, ecco, c'è questo piombino che viene messo in una buretta dove praticamente quando si va a riempire di miscela, questo piombo sente il peso specifico di non so che cosa praticamente e se sei fuori regola si solleva dal fondo della buretta, se invece la miscela è in regola rimane sul fondo della buretta. Quindi questa è la spiegazione del Nitromax. Quello che sta dicendo Lello è, Lello, io chiamo Lello di Raffaele, ma ormai tutti lo conoscono per Lello, vedi mi dicono perfetto, ora buono, ora ci siamo. Perfetto, sentano tutti bene. Allora, quello che invece stava dicendo lui è che il Nitromax attualmente esistente, quello con cui EFRA, che è EFRA European Federation Radio Control Automotive, sempre per i ragazzi non hanno mai fatto gare e quant'altro, lo sto dicendo un po' per cercare di coinvolgere un po' tutti, è quindi la nostra federazione europea, predisposto per la misurazione in peso volume, come hanno sempre fatto tutti i produttori fino a qualche mese fa praticamente. Quindi lui sta dicendo, se un altro mio competitor va a realizzare una miscela che si rientra nel regolamento EFRA ma non rientra nel regolamento europeo, ma non c'è un sistema per fare un check per controllare questa cosa, cioè i miei clienti, se io rispetto il regolamento europeo, quindi sono in regola con la legge, vanno a 12, quelli invece con le miscele magari che non sono in regola possono andare al 16, perché tanto lo strumento che abbiamo tuttora, quindi il Nitromax, non si alza fino al 16 peso volume. Quindi diciamo anche lui si trova in condizione di dire ok, rispetto alla legge europea e quindi la legge dello Stato o rispetto alla legge delle gare, quindi faccio andare forti i piloti o faccio le cose in regola come devono essere fatte. Quindi insomma, se non creano uno strumento atto a dare un valore alla misurazione in peso-peso, che è quella che dovremmo attuare secondo chi ha scritto la legge europea, lui si trova diciamo in questo bivio, no? Nel senso, ad ogni modo, sono contentissimo che mi sentite. Can you translate in English too? Which part you need to translate, because it's very long matter, it's not simple to translate everything, and however we are speaking about a new rulement about fuel, and if you have any question it's better in this way. If you have any question, Viner, please write it and we try to answer you in English. I will translate for him. Okay, scusate. Quindi sono contento, mi sentite bene. Allora, altra cosa, c'è scritto un ragazzo prima, che poi è Paolo Bosco, nel settore fitofarmaci sono state inserite limitazioni simili anni fa, oggi se vuoi comprare un diserbante potente, come privato devi avere un patentino. E Emilio Fattore ha scritto, nel momento in cui si fa, ad esempio, il Mondiale in Europa, quindi sono obbligati tutti ad avere la nuova miscela o chi viene da altri continenti può usare la propria? Te... No, no, nel momento che si fa il mondiale in Europa si rispettano le leggi europee, a meno che il mondiale non sia a miscela libera, ma anche se ipoteticamente fosse a miscela libera, come non avviene da anni, quindi lo escludo, l'importazione della miscela, anche se è personale perché viene da fuori Europa, al momento che viene in Europa, è comunque considerata illegale quella del 25. Ritorniamo alla domanda di prima. La miscela americana la possono fare al 25? Sì, ma non può essere commercializzata in Europa, a meno che non ci sia la licenza. Tutto qua. Ok. Kevin France says no subtitle in English. Yes, Kevin, it's impossible to have subtitles because we are live. So, what we say is what you get. So it's impossible for me to do translate in subtitles or caption, as you know, in English. So it's very hard to do. And Viner says 16 or 25 nitro in off-road. I try to synthesize what Raffaele says. We don't know, for sure not 25, even if
some your federation don't make an accord with your country and make a license for use more than 16. The problem is, Vinyl, that 16 is not intend like 16 volume weight like the other years, but is weight. So 16, as you mean 16 in new rules are 12.30 something, I don't know what. So you will write on tank 16, but will not 16 as in the past, but will be 16, that mean 12 dot something. I know, I hope you understand what I mean. Quindi scusate questo breve inciso. Allora, da incompetente nel 2021 si usa ancora una massetta con peso specifico per verificare la quantità di nitro? Sì, sì. Mattia Collavo dice, oh, mi sembra un po' la storia dell'additivo sulle gomme. Beh, l'additivo sulle gomme è incontrollabile. Qua invece abbiamo almeno un sistema, seppur sbagliato, perché... Raffaele, dillo te, cioè il Nitromax è un sistema corretto per capire al 100% quanta nitro c'è nella miscela? Ne sento di dire in giro che il Nitromax si bara. Allora, facciamo chiarezza anche su questo. Il Nitromax non è uno strumento affidabilissimo al 100%, tant'è vero che quando fa caldo molti piccoli chimici aggiungono un po' di nitrometano. Però il regolamento dell'EFRA, dell'AMCI, dell'ACI, parliamo anche in Italia, oltre a tener conto del Nitromax, il regolamento attuale, tiene conto anche del peso specifico, cioè nel regolamento viene specificato che in via di reclamo oppure a discrezione del direttore di gara, direttore di verifica, la miscela può essere sottoposta anche al controllo della densità con un sistema tradizionale ed è affidabilissimo, efficientissimo, ovvero il rapporto peso-volume, dove 100 ml di miscela al 16 ad una temperatura di 19 gradi centigradi deve pesare 87 grammi. Quindi, nel caso il direttore gara non ritiene opportuno in quel momento che il Nitromax sia veritiero, può decidere di sottoporre il campione di miscela prelevato per la misurazione a quest'altra verifica, e questa è precisa al 100%. Tanto è vero che 3 anni fa, se non erro, ad un europeo di Cassino, che feci debuttare io una formula chiamata Turbo Boost, c'erano dei rumors su questa formula che io baravo perché faceva caldissimo, era il mese di luglio e sentivo soprattutto delle vocine provenienti dai piloti tedeschi che si barava, che poi quell'europeo lo vinse nemmeno un italiano, lo vinse Simon Kurzbuch, mio pilota all'epoca e anche adesso. Che cosa successe? Che ci fu un prelievo del carburante dalla tanica di un mio pilota e fu esaminato col rapporto che vi ho appena detto. Anzi, fu abbattuta anche la temperatura perché faceva caldo a Cassino quel giorno, non so a quanti gradi stavamo, ma al mese di luglio vi lascio immaginare. Riponemmo la miscela nel frigorifero, la portammo alla temperatura di 17 gradi e precisamente pesava 869,7, avevo ancora un po' di tolleranza, c'erano i membri dell'EFRA presenti e c'era per l'Italia Massimiliano Cerquetani. Quindi l'europeo fu validato, la miscela non fu squalificata. Questo per rispondere che anche se il Nitromax in determinate situazioni non è attendibile, ma c'è la precisione sul regolamento, cosa che chiedo anche per un eventuale regolamento futuro, non solo di avere uno strumento immediato, che meglio del Nitromax per il costo non ce ne sono, ma soprattutto per avere un parametro anche peso-volume. Tutto qua.
Giusto, allora ci sono diverse domande, tra cui anche alcune di Tiziano Mattiolo che è un negoziante, Osmal Mode. Scusa Fabri, ma le nostre due federazioni cosa stanno facendo al riguardo? Oltre a farsi la guerra su chi ce l'ha più lungo, concretamente se ne stanno fregando? Chi possiede miscela al 25 può o non può usarla dopo il 1 febbraio? Devo rispondere io? Io non so rispondere. Allora, le nostre due federazioni, chi per una strada, chi per un'altra, stanno cercando di arrivare al dunque. Però, ragazzi, l'ho detto prima, non vivo da solo in Italia, basta guardarci intorno a quello che sta succedendo. È difficile arrivare al punto. Io ce la sto mettendo per il bene del giochino, però fino a un certo punto. Ah, se abdico pure io, oppure il Pidio, noi giochiamo come ci dicono, facciamo la miscela al 16 peso peso e amen. Io sto cercando di fare questo perché mi sento ancora e da prima modellista. Poi penso al business, a tanto a me non mi cambia, o la faccio al 16, o la faccio al 25, o la faccio al 12, il rapporto di guadagno è sempre quello, mi piace dirlo onestamente. Solo che non mi va di giocare senza regola e non mi va in questo momento di abrogare il settore dell'off perché sarebbe quasi come abrogarlo, disconoscerlo, togliere subito il 25, passare al 12, nemmeno al 16, tutto qua. Se c'è la scappatoia legale, se c'è la scappatoia legale, se ci sono riusciti gli altri, perché non dobbiamo riuscirci pure noi? Allora, a parer mio, quello che fanno le associazioni non lo so, io mi ci sento con l'una e con l'altro e cerco di dare una mano ove posso e chi me la chiede per cercare di uscirne da questo tunnel che sembra senza uscita in questo momento, però forse perché la mia indole sono abituato ad essere fiducioso e non mollo fino alla fine. Io voglio cercare di far ottenere ai piloti privati l'autorizzazione come le hanno ottenute negli altri stati. Così si mette fine a tutta questa semipandemia, non del Covid, ma del modellismo, e cerchiamo di divertirci come stavamo facendo. Ok, allora aspettate, sì, ce l'ho attivo. Ok, allora ci sono i ragazzi inglesi, traduco al rovescio, quindi dall'inglese all'italiano, che dicono che in UK, quindi in Inghilterra, che non sono più nella UE, quindi Comunità Europea, sono diciamo, al momento possono ancora usare il 25, ma in futuro il 16. So Kevin, you say that at the moment you can still use 25%, but in future 16. But which will be the criteria of measurement? So weight, or weight volume? You know this answer or not in England? Mentre Vennes Pambrucker dice: cosa cambia dal 16 alla standard 25? So, what to change for new 16% nitro to standard 25? The change will be the method of measurement. So before was weight volume, now is weight, so it's less than before. The same 16% in weight is less than 16% in weight volume. I hope to explain what I mean. Ok, mentre su YouTube stavano scrivendo qui è un disastro. Io delle miscele di 2 anni fa le posso usare, ha scritto un ragazzo. Ti faccio anche l'altra, ma quindi all'atto pratico, fra una vecchia miscela classica al 25 e una nuova peso-peso, diciamo al 12,2 effettivo, il motore va a perdere sia in performance che in stabilità di carburazione? Un'altra ha scritto: dobbiamo protestare tutti. Vai, Lello. Non ti sento più. Eccomi, Avevi cosa mutato, ok. dice? Inizio con rispondere al ragazzo che ha detto che c'ha la miscela in casa da 2 anni, ma lui può usare tutto ciò che vuole, anche quella che compra domenica 31 gennaio, e se conserva lo scontrino la può tenere, la può usare,
perché la legge assurda dice che finché tu l'hai acquistata prima del 1° febbraio puoi sempre usarla. Questa è sempre la legge europea. La legge sportiva nessuno ti vede di usare niente fino ad oggi. Se dobbiamo fare una gara, Covid permettendo, domenica 31 gennaio, l'off-road la facciamo al 25. Se la dobbiamo fare il 7-8 febbraio, quando è l'altra domenica, la facciamo al 25, perché la stragrande maggioranza ha comprato la miscela prima del 1° febbraio. È chiaro? Chiaro, chiaro. Allora, c'è un'altra miliardata di commenti su due social diversi. Allora, aspettate, scusate, perché Kevin Friend, yes. Allora, ma se in finale, uno ha scritto, ma se in finale ad inizio stagione se si arriverà con il motore di Annie, con le nuove miscele, cosa bisogna aspettarsi come rendimento? Parlo per utente normale. Un altro ha scritto, come questo influenzerà l'unità, l'United Kingdom rispetto a, al che, cioè visto che l'Unione, che l'United Kingdom, quindi l'Inghilterra, non è più nell'Unione Europea. Un altro ha scritto, io in questo momento posso farmi la mia da solo a casa, e ride, no, come dire, me la faccio mi fare, sempre in inglese. Un altro ha scritto, aspettate, scusate, c'è un macello della Madonna. Tiziano Mattiolo ti ringrazia, grazie mille. Raffaele, Michael Jess, la differenza è la misura, ok, sta dicendo dalla temperatura a cui mixi. Sei un grande Lello, Alfio Arpaia. Vincenzo Caporato, perché non si usa il metodo peso volume temperatura, che è certo, come succede sui carburanti per autotrazione in Europa? Vuoi rispondere subito a questo o continuo le domande? Andiamo piano, se no perdo il filo. Bravo. Perché non si usa? Perché non si usa il metodo peso volume temperatura, che è certo, come succede sui carburanti per autotrazione in Europa? Ma infatti è quello che sta nel regolamento, perché è un metodo che viene usato in seconda battuta. Se non si ritiene, ritiene il Nitromax, nel regolamento c'è questo metodo qua. Noi fortunatamente abbiamo il sistema del Nitromax, che è più immediato, perché per il sistema peso, volume e temperatura ci vorrebbe un abbattitore preciso che porti la miscela a determinata temperatura, ci vorrebbe un'ampolla graduata sempre certificata volta per volta, e poi bisogna avere una bilancia tarata sempre certificata volta per volta. Tutto questo a Cassino è stato fatto con i mezzi artigianali che avevamo. Anziché l'abbattitore è stato messo in congelatore, la miscela è arrivata a 3 gradi, poi l'abbiamo riscaldata piano piano col phon fino a farla arrivare a 17 gradi. Cioè, è un po', diciamo, caotico, però esiste nel regolamento questa metodologia di misura. L'immediato e il subito è il Nitromax, e ci atteniamo a quello. Se uno fa reclamo, come previsto dai vari regolamenti delle associazioni, delle federazioni, può togliersi lo sfizio di fare reclamo e far misurare la miscela con il criterio, appunto, che dicevo. Perfetto. Allora, Max Cremona, che tra l'altro è uno dei, credo, dirigenti della federazione, perché loro hanno proprio la federazione ufficiale, che è la stessa che corrono le barche vere, delle barche RC, e dice, beh, se è per misurare la densità ci sono altri macchinari per controllarlo. Lo dico perché nel mio sport usiamo metanolo e olio, ed è un controllo che viene fatto ad ogni manche e ci vuole un minuto per controllarlo. Questo è Max Cremona. Werner Spambrucher dice top 10 Q, bene, I like that, you understand what I mean. Berardo Riccardo Verri, Fabri, vengo a farti da segretario, bravo, bravo, c'è bisogno perché divento pazzo io in queste live, a fare regia, commenti, lettura, commento io, fare aspettare, vabbè, andiamo avanti, grazie Verri del supporto. Qui, ok niente. Ma gli altri paesi cosa hanno ottenuto? Si parla di paesi europei o extraeuropei, questo è sempre Verri. Quando tu parli inglese mi sembri Renzi, bene, l'importante è che mi capiscano. Ecco, questa è Moro Moretti, se mi capiscano va bene tutto, anche V comprese voglio parlare, non c'è problema. Quindi chi usa la macchina solo per divertimento in forma privata, ma in pista, può utilizzare la miscela che vuole?
vuoi fermarti qua perché c'è una valanga e non ho ancora letto YouTube. Sì, io non mi ricordo più tutte quelle che mi stai dicendo. Vai, allora, ripartiamo dall'inizio. Allora, Cremona, Max Cremona, il ragazzo degli scafi, ha detto: beh, se per misurare la densità ci sono macchinari per controllarlo. Lo dico perché nel mio sport usiamo metanolo e olio ed è un controllo che viene fatto a ogni mancia, ci vuole un minuto per controllarlo. La domanda... Allora, questa cosa qua non la devo decidere io, la devono decidere gli organi di competenza che organizzano le manifestazioni e munirsi di quello che ritengono più opportuno per controllare. Io quello che posso pretendere per giocare sono delle regole. Le regole ad oggi non ci sono. Poi, se esce uno strumento di misura che sia uguale per tutti, ben venga, però non lo posso decidere io, altrimenti vado a decidere quello che mi fa più comodo, non la vedo corretta. Giusto. Poi niente, c'è i Verdi del segretario che non riguarda te, poi c'è Moro Moretti dell'inglese. Ok, un altro ha detto: quindi chi usa la macchina solo per divertimento in forma privata ma in pista può utilizzare la miscela che vuole? Per spiegarmi meglio, se qualcuno ha scorte di miscela a 25, aspetta Albi, questo l'ha già risposto, ha detto che se te hai lo scontrino d'acquisto di prima di febbraio 2021 puoi utilizzarlo, dopo teoricamente no. La vera domanda che invece ti faccio io, Lello, è: chi controlla sta roba? L'organo competente a controllare è la polizia criminale. La polizia criminale? Sì. Bello, a me mi hanno già arrestato 3 volte. Allora, l'organo competente per i controlli è la polizia criminale. Allora, Fred Per dice: have you begun to test 12% by involving fuel in off-road? How is the performance? Will still be possible to have phone driving 12% compared to 25%? So, allora ha detto: avete cominciato a testare al 12% col peso in off-road? Come sono le performance? Noi abbiamo ancora possibilità di divertirci con il 12 comparato al 25? Io non ho testato niente perché il mio gota della miscela è questo qua che sta alla mia sinistra, e quindi se lui non mi manda io non testo. A parte, non sta testando, cioè io non sto testando perché c'è il Covid e compagnia danzante. Qualcuno dei tuoi ha testato? No, ho visto io delle cose al banco per quanto possa essere attendibile. La potenza manca ovviamente, però non è che il motore non sta in moto oppure non si ci diverte. Dobbiamo vedere che succede sotto sforzo, dobbiamo vedere che succede quando ci sono quei bei salti alti e valutare tutto qua. Penso che come è stato risolto il problema col pista si risolve anche con l'off-road. Sarebbe più bello non toccare niente e proseguire in questo modo. Perciò insisto nel trovare la soluzione dell'ottenere le licenze. Gli altri stati lo hanno fatto, cerchiamo pure noi. So I translate for Fred. He says that he make some test in bench, power bench with some engine, and he says that no any problem about regularity or other problem like stability of the engine, but the problem is power. So he says that we should look when we will have a track with a super big jump, or we will have a track when where we need power and other. But regards regularity, no any issue about 12% instead to 25. Of course, it's go slower than 25 for sure. Ma sarà, questo la dico io, sarà anche più difficile da carburare il motore? No, non penso. Bene. No any issue even in carburation tuning in engine. Ok, ma che differenza di prestazione? Ok, questo in italiano abbiamo risposto. Maurizio, aspetta ragazzi, scusate, lascio Facebook e andare su YouTube perché non li sto veramente cacando pari e hanno scritto una botta di roba. Allora, uno ha scritto: ma se lasciavano tutto com'era non era meglio? Sì, è importante, prestazione e carburazione saranno sempre stabili? Bene, a questo abbiamo già risposto. Io mi sono fatto sempre fino a oggi la miscela da me. Adesso come devo fare? C'è 60 ml di nitro per litro? Hai capito quello che ha detto? Sì.
come deve fare? Se si fa la miscela da solo. Allora, intanto stabiliamo una cosa importante. Lui commercializza miscela e non commercializza componentistica, no? Per realizzare miscela. Ma è legale farsi la miscela da soli? Allora, farsi la miscela da solo è illegale. Partiamo da qua. Secondo me è illegale. Non potrà più farsela perché se viene, se è vietato l'uso di miscele con un massimo 16% in peso di nitrometano. Il nitrometano assoluto è vietatissimo già da 2 anni, 3 anni ai privati, quindi decade questa cosa di farsi la miscela da solo. Se io non posso vendergli miscela con una percentuale maggiore del 16 in peso, come faccio io, chi per me, chi per altro, a vendergli del nitrometano assoluto? Non ti si capito? Sente? Sì, ho capito. Allora, quindi credo che ti abbia risposto. Ufficialmente farsi la miscela da soli è illegale, quindi in pratica non so fare il calcolo, però ufficialmente non potresti farti la miscela da soli, quindi io non posso, diciamo, in una live pubblica in questa maniera darti informazioni su quanto nitro devi mettere, visto che il nitro non si può usare. Scusa Clemente, ma spero che tu possa capirmi. Allora Federico, la sala, possibile che l'Italia mai in tempo, vabbè, normale, 20 anni fa la facevamo al 10. Carlo Cocco, buonasera a tutti, ma se vai a divertirti in campagna ci vuole il permesso? Ciao. Non gli rispondiamo a lui? No, se vai a divertirti in campagna non ci vuole il permesso, ma non ci vuole il permesso nemmeno se vai a divertirti in una grande pista. Nessuno ti vieta di andarti a divertire. Allora aspetta, faccio un breve recap per Carlo. Allora, qui stiamo parlando di due tipi di regolamenti differenti. Una regolamentazione che ha emesso la comunità europea e una regolamentazione sportiva. Allora, la regolamentazione della comunità europea dice che non si può acquistare, il privato non può acquistare miscela con più del 16% di nitrometano in peso. Che equivale a come eravamo abituati noi a leggere nelle stagne di praticamente tutti i produttori del mondo, a un 12,30, non so quanto, però circa 12, qualcosa per cento di nitrometano dentro la miscela. Quindi la domanda è: se te c'hai tua miscela, puoi usarla e ce l'hai ancora? Sì, la puoi usare se l'hai acquistata prima del 1 febbraio. La domanda è se ti può fare la miscela da solo. Teoricamente non te la potresti fare perché, giustamente dice Raffaele, se è vietato vendere già il componente fatto con più del 16%, figurati se è possibile vendere, acquistare, nel caso, perché qui la regola è per i privati, un componente che sta al 99,99%, quindi automaticamente non è legale. Su Facebook invece dicono: ragazzi, una domanda, ma se un privato ha la possibilità di acquistare taniche di miscela direttamente dentro l'impianto, non ha problemi di controlli, giusto? Dentro l'impianto vuol dire in pista? Sì. Ma è la stessa cosa, il controllo c'è, si va in pista, vanno a fare un controllo. Ma quello che si diceva ai meeting in queste sere è appunto questo. Allora, stiamo precipitando anche sulle cose. La legge esiste, la legge viene attuata, ma non è che il 2 febbraio ti arriva la polizia criminale in tutti i negozi d'Italia, in tutte le piste, va a vedere chi c'è ancora la miscela al 25, chi ce l'ha al 16, porta ad analizzare il campione, vede se è 16 peso, se è 16 peso volume. Respiriamo pure un attimino. Questa legge è immediata all'approvazione, ma hanno anche lasciato un anno di tempo per consumare le miscele, perché la stessa legge dice che fino al 31 gennaio 2022, si potranno consumare le miscele. Quindi il problema non sussisterebbe se ognuno entro il 31 gennaio fa una scorta. Ma io non posso prevedere di comprarmi 50, 60, 70 o 100 litri di miscela di quanto ne consumo in un anno, ma nemmeno posso pensare che domattina, il 2 febbraio, già non posso usarla perché sono vietata. No, andiamoci cautamente.
ci stanno altre leggi che sono andate in vigore sulle miscele, non inerente il contenuto, ma inerenti le leggi esterne, che sono andate in vigore il 1 gennaio, visto che non riguarda la prestazione, nessuno ne sta facendo, diciamo, un vociferare, però sono molto più restrittive di quello che è il nitrometano presente nella miscela. All'occorrenza vi dico che dal 1 gennaio tutte le sostanze pericolose, quindi anche le miscele per modellismo, debbono avere appiccicato alla tanica, in prossimità del codice a barra, un codice definito UFI di 16 lettere alfanumeriche. Allora, dal 1 gennaio è andata in vigore la legge, ma non è che chi l'organo di competenza atto a vigilare questo codice UFI adesso, oggi, domani o dopodomani va a sequestrare tutte le taniche di miscele presenti nei negozi perché non hanno il codice UFI, perché chi ha fatto uno stock di miscele nel mese di ottobre, nel mese di novembre, chi l'ha fatto ad agosto e per pandemia non si è corso, non si è consumato, i piloti non hanno fatto gare, quindi ce l'ha a magazzino, non può mica buttarlo. Allora la venderà. Quindi è entratasi in vigore la legge del codice UFI. Noi produttori stiamo vendendo le taniche di miscele con il codice UFI, ma non è che i controlli sono assillanti. Magari fra un anno, quando si è dato tempo di finire le scorte, allora ci saranno delle sanzioni se troveranno ancora materiale del genere che il negoziante che detiene senza accertarsene dei regolamenti vigenti attualmente. Così penso che sarà anche per il discorso miscele. Si continuerà con un altro poi al 25. Posso dire una cosa che sembra illegale, ma siamo tra modellisti ed è giusto dirla. Il negoziante è pur vero che ha fatto scorta del 25 e che, tra virgolette, la può vendere fino al 31 gennaio. Però io negozio, ho 30 taniche di 25 a terra, il 1 febbraio che cosa faccio? Le vado a svuotare? È normale che le vendo, è normale. L'utente ci va a giocare, cioè se arriva il controllo della polizia criminale in pista, l'ho comprata a gennaio, l'ho comprata a dicembre, non deve andare lì. Sì, è una cosa illegale, non sto spingendo all'illegalità, ma sto spingendo alla realtà dei fatti, parliamoci chiaro. Chi negoziante oggi che ha delle taniche di miscela domani le butta perché non le può vendere, si cerca di venderle e buonanotte. È normale che cerca di non comprarle oltre tale data, perché lo scontrino non è parlante, la fattura è parlante. Allora se te le vai a comprare a febbraio per pensare di venderle, vuol dire che vuoi andare contro legge, ma se le hai già le smaltisci e buonanotte. Non dovrei dirlo commercialmente, però umanamente sono soldi. Io certo. Faccio un investimento, ho la roba a terra, mi esce la legge, mi cambia, non l'ho venduta, che faccio? La vendo. Ok, Vincenzo Caporaso dice: quindi non è più producibile e commerciabile dopo il 1 febbraio la miscela a 25? Abbiamo già risposto, loro possono produrla, i negozi e quindi gli ingrossi anche possono comprarla, ma siete voi privati che non potete comprarla dai negozi, quindi cioè, è producibile ma non per i mercati dove il regolamento in vigore sarà non più 25, cioè producibile sì, la miscela 25, ma non la potete comprare voi se non c'è un regolamento scritto. Quindi qui spero di aver risposto bene, perché mi sto anch'io facendo una cultura da questa live, perché io non ci ho parlato con Lello prima. Beh, se sarà così, penso che anche gli impianti stessi dovranno fare dei cambiamenti. Mette ad esempio la pista Nitro Race, che ha un salto lunghissimo, io penso che dopo non ce la faremo a chiuderlo. Beh, secondo me ci si fa. Comunque, vabbè, adesso vediamo un attimo, anche perché si arriva lunghissimo. Verri dice: quando dici gli altri stati, cosa significa? Perché se è una regola europea o EFRA, a quelle gare lì si correrà con la direttiva in vigore. Rispondo sempre io, perché aveva già risposto Lello. Si intende che qui bisogna scindere le due cose, Barry. La regola europea, la legge, dalla regola sportiva.
la regola della legge. Alcuni stati stanno cercando di avere una deroga, passami il termine, alla regola europea della legge, ok? Per poi magari fare anche eventi sportivi in deroga a questa regola qua. Mentre l'EFRA dovrà, secondo noi, un'ipotesi, adattarsi probabilmente, se non otterrà una deroga a livello internazionale, se tutte le sue nazioni che gli stanno sotto non otterranno questa deroga a livello legislativo e quindi sportivo, dovrà adattare anche il regolamento sportivo a quella che è la regola europea, ok? Quindi se si farà un europeo è chiaro che tutti dovranno correre nella stessa maniera, ma a livello federativo nazionale molte nazioni, ci sta dicendo Raffaele, io non lo sapevo, non ne ho la più pari idea, hanno ottenuto una deroga alla regola, alla legge europea, che non c'entra nulla lo sport, la legge europea è generale per tutti, corretto ve l'ho detto Nello? Sì, dove si farà l'europeo Frodo? In Portogallo? Europeo Fraud si farà, lo sai, non lo so, Barry lo sa, io sono totalmente fuori da tutto ragazzi. Allora, saranno allora i gestori degli impianti a controllare e vietare l'utilizzo dei miscele non adatte? No. No, esatto, anche io ti volevo dire non penso, perché cioè a loro che gliene frega, mica la fanno a loro la multa, cioè della serie, no? Perché hanno fatto questa scelta di cambiare la miscela? Federico Cenci, l'abbiamo detto all'inizio live, probabilmente non c'eri, l'hanno fatta a livello europeo per un discorso di sicurezza, attentati, terrorismo, eccetera, eccetera, eccetera. Daniele Mariani, che ringrazio ancora per le stelline, dice: guardando al futuro si va tutti elettrico, oppure si fanno i motori a grappa e limoncino. Grappa e limoncino, buoni, buoni. Lello, ti ci vedo con i silos pieni di grappa e limoncino. Bravo, quello sì. Poi un bel giardino di limoni. Dalle vostre parti il limoncello è una roba top. Allora, ma al di là delle leggi europee sugli esplosivi, si parla che il nitro è altamente cancerogeno. Miscela a basso nitro e motori progettati diversamente possono favorire questo abbassamento di nitrometano? No, allora, attenzione, nelle miscele l'elemento più pericoloso è l'alcol, non il nitrometano, per la salute. Vedi, abbiamo ottenuto un altro dato importante. E vi ricordo che l'alcol veniva aggiunto al vino, il famoso vino al metanolo, si parla di circa 35 anni fa, se non vado male. Pensa te, quindi se lo bevevamo. Esatto, e morivano le persone. Porca trofa. Bene, Fred Pierre dice, on the bench, how much torque and power in percent drop have you seen with 12 compared to 25? Allora, te la traduco ma so già la risposta, cioè che non avrai un dato certo, però perché te lo fai con l'elica. Allora, lui dice, sul banco, quanta torque, quindi quanta coppia e potenza in percentuale, quanto calo di coppia e potenza in percentuale tu hai visto dal 12 comparato al 25? Questi dati qua li ho segnati, non li ho in questo momento, di giri motori 500 giri. Sotto? Di giri motori massimo. Vabbè, no, non è un'esagerazione, dai. No, però di coppia e potenza molto. Certo, certo. Allora, quindi, so, I try to answer in English. He says a drop of 500 RPM, but about torque, he says a lot of drop, a lot. So it's hard to have torque but not RPM in top power. So he not have the parameters, the data now, but after I think I will get it, and I will if you write me tomorrow by this fan page you can get your answer. Ok, andiamo avanti. Domenico Mengo Conficoni. Ciao, se non sbaglio la Jets vende preparato sia al 16 che al 25 di nitro per farsi la miscela da solo, cioè devi aggiungere solo l'olio che preferisci. Esatto, succederà la stessa cosa con la miscela, non potrà vendere il preparato al 16 e al 25 di nitro, bensì al 16 in peso e tu gli aggiungi l'olio che preferisci. Bene. Andiamo avanti. Ma se un privato nel 2018 ha fatto scorta a vita di nitrometano e risolto i suoi problemi? Esatto. Esatto. Vincenzo Morano, una rosita, la miscela ha una scadenza, essendo composta da più componenti, dopo quanto tempo perde le proprie caratteristiche?
Su questo ci stanno diversi punti di vista. Uno di questi è perché in azienda, dopo un'accurata indagine, abbiamo deciso di utilizzare la stagna, cioè la tanica in metallo e non in plastica. Perché se ben chiusa col tappo a tenuta e in una tanica di metallo, da dimostrazioni pratiche, il prodotto dopo 5 anni ha perso sì e no l'1%, ma solo di potenza, forse l'1%, impercettibile praticamente direttamente in pista. Sono piccoli parametri che abbiamo potuto vedere solamente in laboratorio coprodotto, diciamo, non sui motori. Non è una valutazione che abbiamo fatto sui motori, ma una valutazione fatta in laboratorio, preso un campione dopo 5 anni chiuso nella tanica di metallo e dopo 5 anni, ovviamente siamo andati per stadi, 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi e così via, al massimo dopo 5 anni il contenuto nella tanica di metallo aveva perso pochissimo delle caratteristiche rispetto a quella della tanica di plastica. Quello in tanica di plastica aveva perso un pochino in più. Infatti, delle volte, delle miscele sulle taniche di plastica, anche se chiuse, si vede sempre cambiare colore leggermente dopo anni, parlo, non dopo giorni, oppure trasudare leggermente perché alcuni componenti contenuti negli oli riescono a oltrepassare le piccole particelle, piccolissime particelle. Questo non vuol dire che fuoriesce, non vi aspettate una cosa del genere, ma piccole particelle della plastica, cosa che non avviene col metallo. A parer mio, non saprei dare una scadenza, tanto è vero che non la indichiamo noi vicino al contenitore, però appunto da tutti questi test riesco a riferire che nei 5 anni il prodotto, se chiuso, si mantiene integro. Aggiungo una cosa che mi ha sempre segnato proprio lui, Raffaele. Cioè, ragazzi, dovete stare attenti non tanto a quanto tempo ha la miscela, a come la stocca chi ve la vende. Perché la miscela teme tanto il calore, il sole, quindi la luce, perché e l'umidità. Nella stagna di plastica l'umidità un po' meno rispetto alla nostra la teme un po' meno rispetto alla nostra di alluminio, però teme molto di più la luce e il calore. Mentre dal nostro alluminio abbiamo meno umidità. Quindi, cioè, se un negozio tiene la miscela dove ci batte il sole o dove ci fa un caldo della Madonna, cioè, può degradare molto più velocemente rispetto a chi ve la tiene al buio, chiusa e sollevata da terra in un punto dove non ci batte mai il sole, eccetera, eccetera. Quindi tante volte si trova, grazie Federico per le stelline, quindi tante volte si trova delle miscele che sembra non funzionare quando si apre le classi dei due stagni, una funziona e una no, è chiaro che se sono dello stesso batch e quindi silos, diciamo, quindi da dove hanno imbottigliato la miscela è lo stesso, non può una andare e una non andare. Vuol dire che sono state, diciamo, tra virgolette, stoccate male. Ecco, mi stanno dicendo che su YouTube, infatti mi sposto di qua, c'è un certo Top Hanger che dice: la deroga di cui parla Lello ci sarà anche in Italia. È solo una questione di tempo. State sereni. Io non so chi sia Top Angler o Angler, ma dice questa cosa. Mi fa piacere e lo spero e lo penso pure io, sinceramente. L'ho detto prima, sono ottimista e cerco e sono fiducioso per che otteniamo anche noi questa deroga. Bene. Un altro ha scritto: tanica, aspettate, no, finisco YouTube, dai. Allora, Federico La Sala, no, Clemente Puntillo, andata al 16, si potrebbe compensare togliendo un decimo su di sottotesta? Parliamo di off-road. Boh, rigiro la domanda. Parliamo di off-road, andiamo avanti. Top Langer, top, meno male, gli scrive Federico La Sala a questo che ha detto, a questo ragazzo che ha detto ci sarà la deroga. Kevin ha detto: ma se sti motori andassero a benzina normale non sarebbe meglio? Sì, parla di off-road. No, no, non sarebbe meglio. Allora, sì, sicuramente si deve intervenire col motore, sicuramente. Questa domanda, meglio di me, ovviamente possono rispondere i motoristi, io non sono tale, ci collaboro e fa piacere, ascolto, assimilo tutte queste cose, però
meglio di me ti può rispondere il motorista. Sicuramente scendendo col nitro il motore si può comprimere. Certo, certo. Andiamo avanti su YouTube, c'è una botta di domande. Dennis Bertolino dice: tannico e metallo agevola la condensa e quindi la ruggine nel motore? No, assolutamente no. Anche perché non è un metallo che fa ruggine quello che si utilizza, attenzione, perché l'alcol comunque contiene una percentuale di acqua e se lo metti nel ferro è normale che poi trovi già la ruggine nella tanica. Se la tanica è ben chiusa, quando la apri te ne accorgi che è integra, non può arrugginire il motore. La condensa o il prodotto chiuso, se è soggetto a sbalzi di temperatura, può farla sia in metallo che come può farla quella in plastica. La cosa nasce già da un principio fondamentale: se i migliori componenti arrivano in contenitori di metallo, e parlo del nitro, parlo dell'olio, parlo dell'alcol, se vengono stoccati in contenitori di metallo, se la miscelazione avviene in un miscelatore di acciaio inox, sarebbe bello far continuare il processo nel metallo. Questa è stata la mia filosofia quando ho fatto il grandissimo investimento passando dalla plastica e dal metallo, perché voglio precisare che nasco comunque da produttore di carburante in contenitori di plastica. Sono andato un po', diciamo, diversamente dalle altre generazioni di produttori che avevano il metallo e sono passati alla plastica, anche perché l'investimento non lo potete immaginare, è immenso, specialmente per chi come me, nato come una piccolissima azienda, ancora oggi mi ritengo tale piccolo, ma comunque in espansione, ho dovuto affrontare, avendo soprattutto vicino a 500 metri, quindi devo solo attraversare la strada, una grandissima azienda che produce taniche in plastica. Quindi per me avere la tanica in plastica era un investimento pari a zero, non dovevo fare magazzino, non avevo obblighi di acquisto, di minimo, di massimo, di nulla, non avevo spese di trasporto, perché col carrellino attraversavo la strada, mi prendevo il pallet di taniche in plastica, lo portavo in azienda e quando lo finivo ne andavo a caricare un altro. Prendere la tanica di metallo è stato un investimento alquanto esoso, a partire dalla grafica, poi dai quantitativi minimi che richiedono. E visto che siamo nel tema, dal 1° di gennaio abbiamo messo in catalogo anche tutta la gamma di miscela Energy da litro in tanica di metallo ad un prezzo competitivo che prima non avevamo, quindi per rafforzare sempre di più questa nostra filosofia aziendale di trasferire tutto sul metallo. Anche la Energy Sport, che per intenderci è la gamma RTR, viene prodotta in metallo. Abbiamo ancora gli ultimi esemplari in banda assegnata in Elpra, che la riempiamo poi con l'etichetta, a breve che finiranno, arrivano in questi giorni anche le taniche da litro serigrafate, così come le 4 litri e le 2 litri. Bella news, bella news. Ok, allora Paolo Bosco, Chris Boots, hi Chris. Massimo Gaudenzi, Marco Natale, Michele Staffieri, ok, quindi abbiamo risposto. Di qua uno ha scritto: io la miscela ce l'ho tutta in tanti bidoni da 5 litri. Buono, ok. Oh, sono finite le domande, Lello. Sono finite le domande. Quindi appuntamenti, so che te fai parte di un tavolo di lavoro, di chi esattamente? No, allora, ho partecipato a 2 meeting con l'EFRA e si stanno organizzando per un bel tavolo di lavoro dove mi sono proposto e mi hanno accettato come uno degli esponenti appunto di questo tavolo di lavoro, che sarà composto non solo da produttori di miscela ma soprattutto anche dai motoristi, proprio perché per iniziare a pensare a lavorare ad un futuro che l'EFRA prevede il 2022, ci tengo a precisarlo, ad un futuro di miscela al 16 peso per tutti, per il pista, per l'off-road, per tutti. Se
non riusciamo nell'intento di portare tutti i paesi della comunità europea ad avere appunto una licenza. E allo stadio c'è addirittura lo studio di una petizione modellistica europea, che vuol dire se non troviamo le soluzioni per tutti gli stati, si pensa a una petizione dove saranno ovviamente distribuiti dei documenti a mezzo social da firmare, mettere dei dati, le classiche petizioni, se qualcuno le ha fatte in pratico, da poi presentare alla comunità europea in massa per avere appunto una deroga generale. Beh, massa per modo, cioè massa, noi siamo poca massa, però comunque tutto fa. Tutto fa, però pensiamo agli operatori di settore, ai motoristi, ai produttori, tutti. Vedi che facciamo rumore. Non pensare solo all'Italia, pensa all'Europa. Grazie Vincenzo Caporaso per le stelline, grazie mille per il caffè. Altra cosa, per chi diceva l'Inghilterra poco fa, c'è un'altra realtà a noi molto più vicina, la Svizzera. Tu basta che vai in Svizzera e giochi a 25, a 16 peso volume, giochi come vuoi. Certo, un altro dato importante. Allora, Giovanni, no, Filippo Tomasini, ma scendendo di... Allora, aspetta, Federico La Sala, ma AMCI, WISP e compagnia bella che stanno facendo? Non si sa. Cioè, della serie, stanno lavorando, c'è stato un ragazzo su, poco più su, che era top angler, che ha detto, se scorri la chat lo vedi perché era su YouTube, che ha detto che stanno, che sarà solo questione di tempo, avremo la licenza. Quindi Fede, io che ne so, però cioè, questo ragazzo ha detto così. Filippo Tomasini chiede, ma scendendo la percentuale i motori non scalderanno di più? Questa è un'altra domanda da un milione di euro. C'è una parte che dice che il nitro raffredda, c'è una parte che dice che il nitro riscalda, quindi avere più nitro vuol dire raffreddare di più, avere più nitro riscaldare di più. Io non penso, se si rapporta il motore con il carburante che si ha a disposizione e si carbura giusto, il risultato è lo stesso, mancherà solo la potenza a parer mio. Grazie Domenico Tatano per le stelline, grazie. Quindi invece un altro scrive Clemente Puntillo, ACI sezione models, ACI sezione modellismo è fra le federazioni barra associazioni che stanno lavorando a tutta la situazione. Io non lo so. ACI sezione modellismo sono molto attivi nel darsi da fare, nel trovare una soluzione del genere, cioè, al problema che abbiamo. Ma ACI dovrebbe avere il peso politico per imporsi, bisogna vedere l'interesse politico se lo avrà, perché fondamentalmente delle macchinine, diciamo in percentuale, sulla, mi immagino, ipotizzo, che sull'indotto ACI l'RC sia proprio una roba piccola. Allora, io sento tutte le associazioni, le federazioni, tutti, e condivido quello che dici, che le macchinine sono piccole, però se si sono abbracciati il settore modellistico vuol dire che si devono prendere anche le proporzioni di risolvere il problema del settore modellistico. Ognuno deve cercare di fare la sua parte e da quello che so sono convinto che la stanno facendo appieno pure loro. Quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di remare tutti nella stessa situazione e di ottenere il risultato finale. Certo, grazie Daniele per le stelline. Daniele Mariani, grazie per tutto quello che fai e il commento, grazie, figurati ragazzi, io quello che posso litigo anche con la moglie, dice non ci sei mai, se sei, una sera prepari la live, una sera fai la live, una sera prepari il video, una sera pubblichi il video, in pratica non ci sono mai, però insomma grazie insomma di questo supporto anche che mi date voi insomma. Un altro ha scritto, mi viene da ridere a pensare, un altro ha scritto, mi sa che ci vuole un sistema di raffreddamento a liquido, è vietato dal regolamento il sistema di raffreddamento a liquido, mentre un altro Kevin ha scritto, raga io vado a letto, buonanotte Kevin, già mi viene da ridere a pensare a quando verranno gli americani abituati al 30, Lorenzo Manetti, bravo. Un altro, ecco, top angler è Paolo Polimeni.
Paolo, ciao Fabrizio, sono Paolo Polimeni. Ti posso assicurare, lo posso dire il nome perché è pubblico, l'ha scritto lui stesso, quindi posso dirlo su YouTube. Ti posso assicurare che i NACI ci stanno lavorando. Beh, io credo che ci stiano lavorando un po' ovunque, anche perché è l'argomento del momento. Io ricevo 1 milione di chiamate, cioè Lello lo sa, io non sto ordinando la miscela, ma per un semplice motivo, a parte che vabbè, perché non stiamo girando, ma per un semplice motivo, che caspita ordino? Cioè, l'unica cosa che posso fare io, diciamo da pedina in questo caso della situazione, è domandare a Lello se ha delle novità. Se Lello mi dice non ho novità, io non ordino la miscela, però ordino un po' i liquidi, l'altra roba la ordino, è arrivata anche se... Però d'altra parte, ragazzi, come cazzo, cioè, mettete anche le mie pare che ne ordino 3 stagne, cioè, per darle una a una e una, cioè, tanto vale li faccio andare da chi ce l'ha ancora in casa, almeno se la leva lui, cioè, visto che ci potrebbero essere anche dei problemi, no? Questo è quello che dico io. Renzo Chiapparoli, grazie mille delle stelline, grazie davvero. L'Enrico Bardelli, lo dicono tutte le mogli. Eh sì, credo sia un problema comune, soltanto che quando si fa qualcosa per la propria macchinina, anch'io prima, prima, adesso la vita non va da girare, quindi sembra mill'anni, ma diciamo, insomma, quando uno lavora sulla macchinina ha sempre da fare, no? Nel senso, perché una volta rimetti a posto gli attrezzi, una volta la macchinina, una volta quello, una volta quell'altro, nel laboratorio c'è sempre qualcosa da fare. Però è qui che lei mi dice, scusa, ma te fa tutti questi lavori, diciamo tra virgolette, per gli altri, no? Senza guadagnare, dice, ma chi te lo fa fare? Io dico sempre la passione, e lei mi fa, sei un, da noi in Toscana c'è un grullo, no? Uno un pazzo, no? Però io sono contento così, insomma, dai, a me mi fa piacere quando la gente mi ringrazia e quando, insomma, ci sono riscontri positivi in quello che faccio, insomma. Andiamo avanti. Nessuno più di prima, sono arrivato tardi, ma vorrei fare un'affermazione detta da Picco Padre. Picco Padre, e cioè un motore se va non ha bisogno di nitro. Un motore se va non ha bisogno di nitro. Ma i motori vanno anche senza nitro, questo è un dato di fatto. Stiamo parlando di quello che è attualmente il sistema e che se bisogna cambiarlo di fare delle regole, non è che stiamo parlando che il motore deve andare per forza col nitro, possiamo anche attenerci alla regola del 16% peso-peso, chiniamo, come si suol dire, ci mettiamo l'anima in pace, sotto a lavorare e otteniamo lo stesso risultato. Certo, certo, no, più che altro, cioè, ok, va anche senza nitro, Ma non credo che c'è un motore progettato per andare con 25, ragazzi, 25, esatto, è un quarto, esatto, del totale, ragazzi, un quarto del totale, cioè non è una quantità così, ma ce l'ho messa un pochino, cioè un quarto è una botta, cioè su una stagna, cioè abbiamo, da 4 litri abbiamo 1 litro di nitro, cioè io, poi i motori andranno senza nitro, ma vanno progettati, secondo me, parere personale, io non sono un motorista, non voglio nemmeno... No, ti fermo un attimo, dal 25 in peso volume al 16 in peso, si perdono 150 grammi al litro di nitrometano, questo calcolo prima non l'avevo dato, dal 25 dell'off-road al 16 off-road peso, si perdono 150 grammi di nitrometano in un litro. 150 grammi in un litro? In un litro. Quindi 150 grammi per 4, facendo la stagna Energy, io ormai sono abituato con quella, sono 300 grammi. Perfetto. Cioè è più di mezzo litro. Perfetto. Caspita, scusate, non posso dire parolacce. Cioè, è una botta. E infatti, perciò ti dicevo, ecco, vedi che alla fine il totale diventa esoso. E io lo riconosco facendo un listino ex novo per i clienti, ci mancherebbe altro. Quindi, ragazzi, in tutto questo, sintetizzando, un lato positivo è che la miscela costerà molto molto meno se questa regola passa. Perfetto. Vedi, se ce lo dice lui ci si può fidare. Dennis Bertolino, esistono additivi che possono compensare la riduzione del nitrometano? Che possono? Compensare la riduzione del nitrometano, additivi. Sì, ma sono vietati, perché il regolamento parla che nelle miscele ci possiamo trovare
alcol metilico o etilico, quindi da 2 anni anche etanolo possiamo utilizzare, metanolo o etanolo, nitrometano, olio e piccole percentuali di antischiumogeni e antiossidanti. Quindi gli additivi che parla lui sono vietati. Certo. Che parla lui nel senso gli additivi della domanda, perdonami, ok? Certo. In effetti l'anidro non è un carburante, grazie finalmente per le spiegazioni. Fa solo anticipare l'accensione ai bassi, ha scritto nessuno più di prima. Per far andare senza nitro basta aumentare il rapporto MD, il rapporto di compressione. Il principio è questo, però questo lo sanno meglio i motoristi che uno che fa miscele. Beh, secondo me uno squish sotto testa con una conicità fatta per scoppiare al 25, non so quanto possa. Ripeto, sono anch'io un profano, quindi è meglio se non parlo neanche, non dico niente perché rischierei di dire inesattezze e cose non giuste. Su YouTube ha scritto uno, domani la provo con la vernaccia. Un altro ha scritto, non è vero che tu sei grullo, io talvolta compro da te anche perché fai tutte queste cose, grazie. Allora, per le miscele green, come stanno sviluppando in Maxima? Te ti stai adoperando per il green, Lello? Ti vedo bene nel green. No. Io sono uno che con le benzine 1-1 gioca ancora col piombo, quindi vi lascio immaginare. Ok, non ci stiamo adoperando. Noi non siamo green, siamo grey. Grey e non green. Esatto. Nessuno dice, ma si devono solo modificare i sottotesta. Oh, vedi, già, ecco, sottotesta, già mi sembra già più sottotesta. Distanza, diciamo, spessori nel sottotesta, ma comunque gli squish, le candele, non, secondo me con poca nitro ci vogliono diverse, cioè un altro grado rispetto a quello che stiamo andando adesso. Però ripeto, parlo da totalmente profano sui motori, non me ne intendo, cioè, io li so usare poco, però li so usare, ma non so metterli a posto e trovare casini, trovare situazioni. A me questo che vedete alla mia sinistra dalla miscela, Daniele, conoscete bene, mi dà motori, li metto insieme e li cerco di far funzionare, però come funzionano, perché funzionano, non lo so, quindi meglio se non parlo. Allora, chiama Ielasi, dice Federico La Sala su YouTube, basta vedere come fanno nel GT, hanno cambiato i sottotest e vanno il Venturi da 7 fisso, confermi? Io non lo so. Giusto. Allora, un altro ha scritto, ci vorrà le candele più calde tipo R5 rossi. Enrico Bardelli dice, ok che non le state sviluppando le miscele green, ma le ritenete performanti? Non le stiamo sviluppando, vuol dire che non ci siamo proprio avvicinati al momento. Il nostro è un gioco che piccolo per pensare a un inquinamento, come per pensare a un inquinamento così esoso da permetterci di andare sul green, almeno al momento. No, infatti, io voglio dire una cosa. Io sono, tra le mie mille attività, sono formatore per i patentini F-Gas. Che vuol dire patentini F-Gas? Faccio questo breve preambolo perché è giusto che diciamo lo dico, così almeno su questo punto posso dire qualcosa perché ho un minimo di competenza, no? Ecco, i patentini F-Gas sono va presa questo patentino, questa certificazione per tutti coloro che maneggiano gas, quindi liquido refrigerante, che rientra nella categoria F-Gas. Ad esempio, nel mio campo, io faccio automotive, quindi macchine in scala 1-1, i miei clienti, quindi i meccanici, quelli che riparano le macchine, gli autobus, i camion, gli aerei, già hanno gli impianti dell'aria condizionata dentro il camion, la macchina, l'aereo, il treno. Questa gente deve prendere un patentino seguendo un corso di 8 ore per poter utilizzare il macchinario che va a sostituire, quindi a fare il recupero e a fare l'inserimento, vuoto e poi l'inserimento del gas refrigerante negli impianti dell'aria condizionata. Ora voi mi direte, perché dite questo? Perché questo patentino non esisteva, cioè è arrivato da pochissimi anni, 5 anni praticamente. Quindi cioè,
ci sono meccanici che erano decenni, decenni, che stavano riempiendo macchinari dell'aria condizionata, quindi le macchine, i veicoli con il gas efficiente dell'aria condizionata, sono dovuti trovare a fare un corso sul riempimento dell'aria condizionata. Bene, perché è stato fatto questo regolamento? È stato fatto per l'inquinamento. Però, cioè, qui si sta parlando di F gas, quindi tutti i meccanici sono dovuti venire a sentire perché c'è il buco dell'ozono, perché c'è il riscaldamento climatico, eccetera, eccetera. Un corso da 8 ore, dove tra l'altro sono anche dei test, devono passare, quindi non è una cosa che poi metti dal cellulare e guardare. Ripeto, io faccio informatore, quindi insegno a loro, sono io che gli fai test e quant'altro. E anche gente che già lavorava l'ha dovuto fare, ha dovuto fare sto corso. Infatti non vi dico, ragazzi, la gente come ci rimaneva quando veniva là e si parlava dell'inquinamento, di Greta Thunberg, di sul riscaldamento ambientale, di che cos'è il buco dell'ozono, eccetera eccetera eccetera. Però è giusto anche avere una cultura, no? Però, ragazzi, di roba che usa l'F gas ce n'è una valanga. Cioè, ogni macchina che ciascuno di noi ha sotto il sedere dalla mattina fino a quando non torna la sera, cioè dentro l'F gas. Qui, ragazzi, si sta parlando di inquinamento delle macchinine, ma siamo una puzzola dell'universo. Cioè, come si può parlare di miscele green nelle macchinine? Cioè, quant'è la percentuale, porca mattina, dell'inquinamento delle macchinine, ragazzi? Secondo me è più una trovata commerciale che è realmente atta a risolvere un problema, perché non esiste il problema dell'inquinamento delle macchinine, porca mattina. Almeno io la penso così, giusto? Giusto. Caspita, se no veramente, cioè, un conto dice già i gas fluorurati, quindi gli F gas, vabbè, dice, ma qua caspita, questi fanno le ricariche d'estate e basta. Sì, ma quante macchine ci sono? Botto, cioè milioni di macchine circolano con l'aria condizionata e quindi automaticamente potresti fare milioni di danni all'ambiente. Ma qui, ragazzi, e siamo pochi. Cioè, allora, se questa azienda, ora nella Maxima mi stanno scrivendo, e quindi ok, ma se un'azienda, secondo me, a cosa può servire fare miscele green per il modellismo? Per ottenere qualche, se te lo danno, finanziamento europeo per una startup ecologica, che oggi quando parli di ecologico la comunità europea ti riempie di soldi. Cioè, se te fai biocarburanti, bio non lo so che cosa, bio non lo so che cos'altro, eccetera eccetera, già ottieni dei finanziamenti startup per partire con la tua azienda, perché stai facendo qualcosa che salva il pianeta, l'inquinamento e compagnia. Quindi magari uno che vuole fare concorrenza all'Ello e si vuole mettere a fare miscela, gli consiglio di partire dalla miscela green. Almeno qualcosa, se deve raccattare dalla Comunità Europea come fondo per partire, lo può raccattare. Però non, ecco, mentre glielo consiglio per ottenere finanziamenti, secondo me non ce n'è necessità per salvare il pianeta. Questo è quello che penso io, ripeto, poi non ho neanche competenza per dirlo. Allora, uno ha scritto: buttiamo tutto e compriamo elettrico. Lello, ti metti a fare le pile, le batterie. No, ci ho altri obiettivi futuri nel caso. Bene, allora, vi do un'altra info. Posso dire che lavoro fai oltre a questo? Certo. Allora, Lello è bilaureato in musica e c'ha una scuola di musica ed è docente a un istituto superiore. Esatto. La Liceo Superiore di Musica, e cioè, se lo sentite suonare il pianoforte vi si alzano i peli nelle braccia. Guarda, ve lo giuro, perché io sono stato da lui e l'ho sentito, cioè è veramente un fenomeno. Cioè, è molto più bravo a fare la miscela, che già è un fenomeno, bisogna dire la verità. Quindi, insomma, non bisogna esagerare, bisogna essere saggi e stare coi piedi a terra. Certo, no, però veramente, insomma, poi suona un botto di strumenti, cioè il pianoforte è una roba da fuori di testa. Però doveva venire al mio matrimonio e non è venuto, perché c'era il mondiale di pista e quindi... Brava, tu ti sei sposato il giorno del mondiale di pista? No, mi sono sposato il giorno del compleanno della mia figliola, non potevo rimandare, se no avrei rimandato io. Quello era il giorno del primo compleanno della mia figliola, ho fatto battesimo, compleanno e matrimonio. Allora, oltre alle miscele green, aspettavi il DPF e la D-Blue. Esatto, anche quello, DPF, AD-Blue, tutta sta roba è stata fatta per l'inquinamento. Un altro ha scritto interrottata: ma quale inquinamento? Gli aerei dovrebbero essere green visto che vanno a cherosene. Esatto, no, non solo, ragazzi. Allora, tutto l'inquinamento delle autovetture mondiali, e quando dico mondiali non pensate a Italia, Germania, Francia e Spagna. Qui posso parlare perché sono super esperto, il mio lavoro
principale, che è quello dove mi dà da mangiare, no? Come le live in modellismo, che praticamente più il tempo che perdo dietro alla gente che quello che guadagno da quello che faccio. Comunque, tralasciando, non voglio piangere, voglio raccontarvi come realmente è. Lì è il mio lavoro e posso parlare, quindi ho la competenza di poterlo fare. Tutte le macchine del mondo, vuol dire che in Africa, per esempio, nei paesi sottosviluppati, dove gli mandiamo tutta la cacca che dobbiamo rottamare noi, cioè quando arrivate voi con la punto sole del 1100 fire del 1994 a rottamarla per prendervi la Panda a metano, ora sto facendo un esempio, quelle macchine la maggior parte le prestano, ma tanta hanno richiesta dai mercati poveri, i mercati sottosviluppati, e vengono mandate là. Quindi praticamente smettano di inquinare qua, ma ho letto, ma non mai vanno a inquinare in un altro posto. Quindi, cioè, l'inquinamento di tutte le macchine del mondo sono paragonabili a 4 navi cargo di quelle gigantesche che abbiamo nei mari, che portano, avete presente quelle con pile di container che stanno lì sopra, e praticamente di queste navi ne girano 60 e qualcosa in tutto il mondo. Si parla di navi immense, cioè pensate a una nave da crociera, una puzzola. Quindi insomma, voglio dire, di cosa si sta parlando effettivamente. Allora, voglio liberare Lello perché è stato veramente esaustivo, in più non ha mangiato, ragazzi, per essere con noi qui in live, quindi io lo libero e poi posso, diciamo, tra virgolette, proseguire per la chiusura da solo, se avete anche alcune domande alle quali magari posso rispondere io. E insomma, uno ha scritto: chiudiamo la live con una bella suonata di pianoforte, propongo Clyde. Mi è impossibile da dove sto, perché sto nell'ufficio dell'azienda e il pianoforte ce l'ho da tutt'altra parte. Prossimamente provvederò. Tanto ascolta, quando hanno fatto la regola dobbiamo farne un altro, ormai ho... un altro ha scritto: Lello, è stato un piacere ascoltarti. Di qua dicano tutti i saluti. Io, guarda, che ti posso dire, grazie di essere stato mio ospite, veramente è stato esaustivo, penso che avete conosciuto una bellissima persona, anche se in modo virtuale, soprattutto molto preparata, credetemi ragazzi, cioè molto preparata, fa mille cose ma le fa tutte veramente over the top, sinceramente, guarda, non perché sei te, poi se no non era neanche dal 2009 che correvo con te, quindi diciamolo sinceramente. Allora, io ringrazio innanzitutto te, poi tutti quelli che hanno avuto la pazienza di sentire tutta questa burocrazia che mi auguro non dobbiamo ripetere in futuro, ma divertirci, indipendentemente da chi usa il mio prodotto, chi non lo usa, per me conta innanzitutto divertirci. Niente, mi ha fatto piacere, spero che possiamo risentirci in altra occasione per parlare di cose più divertenti che della parte burocratica, che sinceramente mi interessa, ma preferisco starne al di fuori. Tutto qua, grazie a tutti voi e alla prossima. Grazie a te Lello, torno da solo, ciao, salutate okay. Tutti Lello, torno da ciao. Solo e lo lasciamo ciao, andare ciao. A mangiare, buon appetito e grazie dell'attenzione che ci ha dedicato. Eccomi ragazzi, quindi sono tornato da solo, io ragazzi spero vivamente, vedete, ho messo un tool, vediamo se funziona, non so come funziona, qua, queste sarebbero tutte le chat che non si vede una mazza. Voi vedete le scritte che ci sono là, così approfitto anche per fare questo piccolo test che avevo messo. Dovrebbe essere tutte le chat in fila di tutte e due i social. Chiaramente non so come si fa a far vedere con colori umani, praticamente. Vediamo se dà un po' di luce, se si vede, ma che non si vede mia nulla. Voi le vedete le chat? Mi potete rispondere, please? Colori, eccolo, la chat box se la faccio bianca si vede meglio, no? Veramente difficile andare a leggere. Ma qui sarebbe addirittura per farlo in trasparenza. Guardate che spettacolo, ragazzi. Forse devo ingrandire. Oh, così si legge, ragazzi. Si vede me, però così si legge. Bene, comunque avete anche questa roba, che ci sono i commenti. No, veramente, ragazzi, abbiamo fatto, io credo, il top. Piccolissimo, bene, adesso comunque dai, si vede. Lo vedo io dal mio schermo che ho qua.
Quindi ragazzi, stasera siete stati veramente tanti, come non succedeva da diverso tempo. Chiaramente io, sapete, faccio le live soltanto quando c'è veramente qualcosa di importante da dire, se no non le faccio, ovviamente. Io ragazzi vi ringrazio a tutti coloro che hanno donato le stelle. Sappiate che per tutti quelli che pensano che stia facendo 8 milioni di euro di soldi, sappiate che 100 stelle sono un euro. Un euro. Da tassare perché YouTube si prende la percentuale. Quindi diciamo che è soltanto un modo per dirmi grazie, no? Un caffè, come si può dire, no? Quindi ripeto, le stelle non mi fanno la differenza, quindi non ho bisogno delle stelle, ma fa molto, credetemi, molto, molto, molto piacere riceverle proprio perché non è che ti cambia la vita avere 300 stelle, però. Diciamo, cioè tu pensi che la gente ti abbia voluto offrire un caffè per tutta la fatica che hai fatto, io tra l'altro dopo cena non l'ho neanche preso perché dovevo venire qua a fare il collegamento, che Lello è tornato dalla scuola tardissimo, cioè praticamente mi ha chiamato alle 9:07 e in 7 minuti ho dovuto fare tutti i crop delle immagini, vabbè, non mi voglio stare a piangere addosso, però è successo veramente così. Quindi ragazzi, che vi posso dire? Io spero di essere stato abbastanza esaustivo, di avere chiarificato tutti i dubbi che ci sono su questo discorso delle miscele. Non abbiamo ancora una regola certa, quindi non abbiamo una soluzione a ciò che stiamo anche perché la devono trovare sia le federazioni europee che la nostra nazione. E quindi niente, se avete le ultime domande, allora Fabio, il mio pensiero fisso ora è come chiudere il salto grande al nitroresco sta cagata di benzina. Allora, il salto al nitrorace lo chiudi tranquillamente anche con quell'altro, anche perché pensate si andava lunghissimi, cioè vi ricordate che si andava lunghissimi sul salto alla Nitro Race? No, ci si fa, dai, ci si fa, non c'è problema. Anzi, invece il mio pensiero, visto che stiamo a parlare, il mio pensiero è che adesso con le coppie coniche corte della Kyosho si va meglio la Michelin 12 con le 42-12, perché ovviamente la macchina è più corta, quindi non avendo esplosività di coppia, vedi, Canario sapeva già che in Europa facevano sta legge, dai Giappone, aveva già capito. E ci ha fatto le copioni a 42-12. Pensa a quelli dell'Asco e della Muglia, sapevano ancora prima. L'hanno fatte prima. No, comunque davvero. Secondo me non ci saranno grandi problemi, anche perché vedo più un problema sportivo. Ecco, se uno si basa sul Nitromax attualmente esistente e fa la miscela al 16 e quegli altri invece, altri produttori rispettano la regola e la fanno ai 12, e caspita, chi corre una miscela al 12 reale. Voglio dire, lo prende in tasca rispetto a quelli che hanno i 16, no? Come si intendeva prima, quindi peso volume. Quindi speriamo che si mettano a posto e che trovino un'uniformità. Oppure meglio ancora che facciano il Nitromax al 12,3 quanto caspitarola deve essere. Quindi questa è l'unica speranza. Ad ogni modo sappiate che quello che sarà per tutti uguale. Quindi io ci vedo poco casino, insomma, no? Ripeto, e poi anche. Quando sono partito io, andava di moda tra gli RT e rari, diciamo tra virgolette, andare con la miscela al 10, ma non è mai morto nessuno, insomma. Alla fine si andrà più piano, ma si andrà tutti più piano, quindi dai, normale, dai, normalissimo. Giovanni ha detto come si danno? No, non si danno qua su YouTube, perché lui me lo sta chiedendo su YouTube. Su YouTube c'è la super chat, che non ho ancora attivato, che sarebbe praticamente un messaggio che rimane in alto, e che te devi pagare X euro per darlo a tua scelta, una donazione, diciamo, non devi pagare. Devi donare X euro per fare questo messaggio super chat che rimane più in alto di tutti e lo vedano, perché su YouTube hanno fatto così, perché su YouTube sono abituati a fare live con gente che fa migliaia di visualizzazioni, no? E quindi se scrivono in 1000, immaginate, già cioè io non ce la facevo con voi e stasera eravate 180 nel punto, io credo, di massimo tra tutte e due i social, quindi su YouTube ce n'era un centinaio e su Facebook c'era un centinaio, su YouTube sono stato un 85ina, quindi non ce la facevo a dare pari, mi arrivavano i commenti, blum 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 blum, di qua di là non ce la facevo, infatti Veri mi ha anche scritto, dice, ma ti ci vuole un segretario, perché effettivamente, vi immaginate uno che ha 1000
1000 persone lo stanno guardando, non può rispondere ai messaggi, è impossibile. Quindi per farsi notare c'è sta super chat che te probabilmente poggi lì 2 euro, 3 euro, non lo so quanto, YouTube si prende la sua parte e ti mette il messaggio evidenziato in modo diverso in alto per un tot di minuti. Quindi in pratica chi fa la live legge il messaggio evidenziato e diciamo è portato quello a leggerlo e gli altri no. Praticamente io nei limiti del possibile leggo tutti i messaggi, ne avrò sicuramente saltati una valanga, però diciamo ci ho provato a leggerli tutti, stelle, non stelle, super chat che non c'è o non super chat, allora dalla prossima l'attivo anche là. Vediamo cosa scrivono, si sa qualcosa di un segno delle TKI2, io credo che la prossima settimana arrivino, però è un io credo, non è io so, è un io credo, no? Un io so. Allora andiamo avanti su YouTube. Il problema è il confronto con la brushless, oggi vanno uguali a 25 di nitro, domani abbiamo i nitro che vanno più le TI, già adesso vanno più le brushless, ragazzi, già adesso vanno un botto più le brushless delle benzina, almeno dalla mia esperienza, infatti il mio intento, che sono pilota prevalentemente scoppio e corro la brushless come seconda categoria, è quella di trasformare quanto più possibile l'andamento della brushless in una scoppio, ma vedo che un po' anche tendenzialmente è quello anche di tutti i piloti anche esteri, perché vedo che per esempio Adam Drake usa la frizione, quindi dell'elettrico, perché è la frizione? Per non avere lo strappo come c'è classico nell'elettrico. Vedo che tanta gente sta usando pacchi shorty per avere la macchina più agile come è nel nitro, quindi si cerca sempre di trasformare il comportamento della macchina elettrica in quella nitro per avere più uniformità di guida. Quindi e lì sarà veramente un grande problema riuscire a farlo. Però già adesso vanno più forte. Se con l'elettrico stubi tutto a livello regolatore, metti pignoni grossi, eccetera, l'elettrico mica fa delle prestazioni assurde praticamente. Su YouTube non c'è il pagamento PayPal. No, su YouTube c'è. C'è sul mio... sulla mia home page, diciamo, del canale, in alto a destra ci sono tutti i miei canali social, c'è anche PayPal Me, però PayPal Me è veramente la peggio storia dell'universo, perché se ti danno un euro ti prendono 38 centesimi, quindi praticamente ti rimane 52 centesimi, della serie, cioè vanno tutti a YouTube in pratica, ah sì a YouTube, vanno tutti a PayPal in pratica. Manuel Cotter dice, Mini Z, un ritorno, perché non tratti questa categoria? Un abbraccio. Perché è una categoria di modellismo sì dinamico, ma è una categoria di macchine che comunque vada io non ho mai trattato e non ho esperienza, cioè della serie io, allora vedrete, ve lo dico già, vedrete arrivare sul mio canale YouTube diversi contenuti non inerenti alle categorie che io pratico, vedrete arrivare anche diversi contenuti non diversi, alcuni contenuti non RC, diversi contenuti non RC, però quando io farò queste cose ci sto già lavorando, perché so, cioè per esempio c'è tanta gente che mi scrive, mi segue sia su YouTube che su Facebook e non fa modellismo, cioè è incredibile questa cosa, se uno ci pensa, dice ma che cazzo sta ascoltando una serata uno che dice stronzate sulla miscela e manco la dovrò mai usare, però c'è tantissime che mi scrivono, magari bleffano ma non credo, che mi dicono che loro sono appassionati a come io racconto le cose e a quello che dico e non a quello che, cioè a cosa faccio, no, della serie. Cioè, il mondo è bello perché vale, ognuno può seguire per qualunque ragione possibile, anzi, sono cose che sinceramente mi fanno piacere perché, insomma, ripeto, c'è tanto impegno, quindi uno quando ti segue per qualunque ragione ti segua, io sono contento, insomma, ne sono contentissimo perché sta dedicando il tuo tempo a te, come io sto dedicando il mio tempo a voi, quindi è una cosa reciproca e c'è un bel rapporto, insomma, su YouTube si crea una community veramente bella e veramente importante, sempre, su tutti i canali, non solo sul mio, quindi insomma mi piace moltissimo di più YouTube rispetto a Facebook, devo essere sincero, in più su YouTube i contenuti che fai regnano, mentre su Facebook questa live tra 3 mesi non se la cacherà più nessuno, mentre su YouTube stanno continuando a guardare le live di 3 anni fa, perché YouTube in base a quello che te scrivi nella barra di ricerca ti ritrova i contenuti che si addicono a quello, Facebook invece è più sull'attuale, no? Sul presente e non sul passato, quindi detto questo, quando io farò questa tipologia di contenuti, ad esempio, guarda, vi do già un'anticipazione, visto che siete rimasti in pochi, quindi la posso dare, farò dei contenuti relativi agli e-sport, quindi a chi guida sim racing, simulatori, ma io prenderò
cioè uno dei meglio che fa sim racing, e lo farò parlare. Cioè, a me difficilmente mi sentirete parlare di roba che non ho, sulla quale non ho competenza, credetemi, perché so benissimo che per parlare alla gente ci vuole competenza. Competenza, se non hai competenza devi stare in silenzio, assolutamente in silenzio, perché, cioè, io questo è quello che penso, anche perché rischi di dire delle cagate mostruose e la gente si prende per vero, cioè, capito? Quindi vedo tantissimi canali fatti anche da gente che sinceramente non ha tanta competenza e che magari sono anche seguiti, nel senso, quindi, allora, un discorso allo svago, per esempio il canale più seguito del mondo di YouTube che c'ha 800 mila visualizzazioni annuali, cioè una roba assurda, ne fa più di Nasca e di EMA Motorsport e di Montemagno, cioè, giusto per capire l'entità della cosa, è uno che si diverte a fare salti in lungo. Allora, in quella maniera lo posso accettare, che te non hai competenze e fai salti, spacchi le macchine, vai a fare, non lo so, la gara di velocità, tutta sta roba lì dove non serve competenze, te fai vedere per intrattenimento, va bene, cioè il comico o comunque qualcuno che intrattiene può fare qualunque cosa, nel senso, ma se non hai le competenze, ebbene non parli. Quindi io di mini Z non ho le competenze e quindi non ne parlerò. Però so che c'è una grande community e sarebbe una cosa che fa chioscio, quindi praticamente, insomma, è così, vedi. Daniele Cilimberti dice, confermo quello che dici, guardo molti canali di cose di cui non sono appassionato solo perché mi piace come raccontano le cose, vedete, insomma, ci sono tantissime persone, no? Io, ripeto, non riesco a seguire, l'ho detto nella scorsa live, non riesco a seguire la Ferragni, no? Però secondo me questa gente, siccome io lo sto facendo, questa gente che c'è riuscita nel web, come Nasca, come la Ferragni, come, io vi dico, gli italiani più famosi, poi nel senso ce ne sono mille uno, come cosa, Favijay, chiunque ci sia riuscito in questo settore, sappiate che è un fenomeno, non è uno che non ha voglia di fare un cazzo, perché c'è un lavoro dietro, soprattutto come lo fanno poi i professionisti della situazione, che è una roba impressionante. E comunque gente che si mette in gioco contro il chiunque, perché aprire i canali è gratis. Cioè, se domani mattina voi volete aprire un canale YouTube e fare, diciamo, quello che faccio io, non ci vuole un euro per partire, potete partire, come anche su YouTube, come anche su Facebook, come anche su tutti i social del mondo. Quindi, se quando la roba è gratis per partire, se qualcuno gli riesce, vuol dire che è veramente bravo, credetemi, credetemi. In più questa è tutta gente, è una storia dietro non indifferente, quindi insomma non è facile. Io ho grande stima di questi personaggi, di tutti, sia di Nasca che di EMA Motorsport, che della Ferragni, che non ce la faccio a seguirla, non ce la faccio a seguirla, però ho visto il film, ho visto dove è partito, ho visto i problemi che ha avuto, che ha raccontato, poi nel senso, io ho grande stima, cioè, per carità. Ci vuole una capacità dialettica pazzesca, sì, quella poi l'acquisisci, via via che fai le cose, io lo faccio per lavoro e quindi sono più avvantaggiato, cioè, il mio lavoro è andare a parlare con la gente, cercare di trovare delle consulenze per le quali loro hanno bisogno di me. Questo è il mio lavoro principale. In un ambiente molto difficile come quello dell'officina e quindi del meccanico, che diciamo non è propriamente una persona atta a avere super rapporti interpersonali, perché è molto concentrata sempre sul suo lavoro, è molto, quindi insomma bisogna entrare, non è facile, non è facile, però nessun lavoro è facile, cioè chi fa il pane non è facile, chi fa, cioè, nessun lavoro è facile quando lo fai bene, quando devi eccellere in qualcosa è tutto difficile, no? È come quelle miniere, le macchinine, mica, oh, ma l'italiano 760, sì, ho capito, mica, ma ce ne sono 7 che sono nella top 25 del mondo, cioè, capito, tutte le cose sono difficili, primeggiare è difficile in tutte le cose. Mando Nicole, grazie per la risposta, Galo, saresti un utente particolarmente interessante, ma con qualcuno della tua caratura, disponibilità e qualità che tratti questa categoria, in voga un decennio fa è andata alla ribalta, portanto te che sì. Grazie, grazie mille, ti si vede sfocato, non lo so perché, è tutto come prima, ragazzi, non è per niente facile parlare davanti a telecamera e intrattenere e interessare, ok, non c'è più commenti, grande come sempre, buonanotte, benissimo. Quindi ragazzi, siamo rimasti 30 su Facebook e su YouTube, quanti caspita siamo su YouTube, non trovo più nemmeno il coso, e 40, 29 su YouTube, io direi che sono le 11:38, quindi abbiamo fatto ancora una volta 2 ore di live
Direi ragazzi che chi non l'ha vista la può vedere tranquillamente domani. I contenuti sono stati a parere mio molto interessanti, perché abbiamo parlato di un argomento trasversale che interessa tutti. E niente, io saluto i ragazzi, prima chiudo Facebook, visto che apro prima sempre Facebook, quindi saluto i ragazzi di Facebook, grazie per tutte le stelline, grazie mille davvero anche per avermi seguito così in tanti, spero di essere stato abbastanza esaustivo e di aver fatto un servizio per tutti. Ciao ragazzi di Facebook, ciao Facebook. Quindi ragazzi, sono rimasto solo su YouTube e a questo punto saluto anche voi, grazie mille. Io sappiate che tengo, sembra una cavolata, ma ho molti più fan su Facebook che su YouTube, ma tengo molto di più a YouTube rispetto a Facebook, perché ritengo che sia un canale dove i contenuti, l'ho già detto, rimangano nel tempo, e quindi a me piace molto di più YouTube per come è strutturato rispetto a Facebook. Però ragazzi, vi ringrazio di seguirmi su YouTube e niente, la prossima volta attivo la super chat, voglio vedere se succede qualcosa. Grazie di avermi seguito e a presto ragazzi.